Now I'm crying in my room, so skeptical. But still, I wanted more, more, more. I give a second chance to Cupid, but now I'm letting her feel as stupid. All oh, the way, it makes me feel that love isn't a real. Cupid is a so dumb. Questa è la mia canzone preferita per dire a tutti che vado a Seul È eh? questa qua è eh? tipo Vai a Seul? Sì 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 So parlarlo ma non parlarlo Stai par Sai ballare l'inglese Ma non sai parlare l'inglese Io nel dubbio non conosco un cazzo Dai questa canzone è famosissima Posso chiederti molto velocemente, molto davanti? Un pochino, per favore, di sbicciare un momento. Telegram. Magari è richiesta gentile, ma certo che sì. Vediamo un attimo: uh, piripipipi, piripipi, Sì, assolutamente verticale. Mandala ma pure, che la, la guardo oggi mentre finisco le ultime cose. Ragazzi, vi giuro, vi giuro, non riesco a capire. Oh, sei un grande Yusam, so grazie. Come sopperire a questo caldo immondo. Io non ho trovato un secondo per montarmi il condizionatore, sto morendo, giura. Sì, sono a pezzi. C'è già il pipì. No, non mi agola, vuol dire che non ha fame, vuole solo compagnia. Domani solo 40 gradi, niente di che. Allora, ho scoperto: ho scoperto, innanzitutto vi devo uh, dire una cosa. La live di oggi sarà solo fino alle 5 e mezza, perché poi devo prendere baracca burattini e andarmene. Devo andare a una cena e da chiara a dormire. Quindi non posso purtroppo protarmi tardissimo con la live. Facciamo due ore e mezza oggi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Posso solo per dirti buon per te che va essere... Grazie, Margherita! Grazie mille! Sono contenta, di... Sono contenta di aver detto sì a tutti questi viaggi perché vado per i 30 anni e quindi è una bella scusa per me per dire... Ma che me frega, quest'anno faccio 30 anni. E nel frattempo, lo dico un po' siciliana perché ho scoperto il canale di RIS Babilonia e la amo da morire. Um, risveglio un po' la siciliana che è in me. Vado a fare i 30 anni e quindi ho detto: Ma che me frega? E poi sono arrivate le tasse. Lì ha iniziato a fregarmene un po' di più. E infatti, in questo momento sono un po' in difficoltà. Um, ma comunque andrò a comprare tutta la skin care coreana. Ma che cazzo mi frega? Devo essere povera, ma con una bellissima faccia. Mamma mia, ragazzi, te, le tasse, le tasse. 30 anni non sentili perché in fondo in fondo sono 18, dopo i 30 anni rip No, è che mi sembra un traguardo importante, ma non vi so dire se è perché la società impone che dopo i 30 Boh, devi essere realizzato e quindi devi fare un attimo, devi capire a che punto sei arrivato dai 30 anni Ora, io la società la repello, la aborro, la abolisco, la rifiuto eh, cioè non proprio la società, ci vivo e pago le tasse. Non l'ho proprio rifiutata. Altrimenti, probabilmente in questo momento sarei eh, un bel bersaglio per la finanza. Però me ne frega un cazzo di come sono i 30 anni. Però devo capire come li sento io. I'm in Spanish, but can't Italian, it's all good. Uh, Lucky Support! Ai! I'm a trash. I'm a trash can. Hola! <laughs> With the diary ku himot. I I'm Italian, as much as with diary is, quindi I'm gonna speak in Italian, but uh, I I know what hola means, but no hablo español. È meglio se lo dici nella lingua, perché se dici I don't speak Spanish, una persona in Sp non lo capisce che cosa stai dicendo, capisce Spanish quindi ciao dottor Nefario ciao Ilaria ciao a tutti ben arrivati ogni scusa buona per viaggiare quella di 30 poi è perfetta vero? ne faccio oh, quest'anno sono andata due volte in Giappone e una a Seoul chichibe trentenne anarchica oh you also have the Yochi I've never saw a Yochi streaming but I really um, I'm really jealous about the uh, huge VTuber meetings uh, at the TwitchCon in Paris I was like damn i wish I were here. We're there. Ciao, master of master. Un abbraccio anche a te. ne parle Spanish. Esatto. Evidio eh, Sinua, tricco di DLF Tower. No, 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 devo andare a vedere. Andare a vedere. Sappiamo tutti che fai 18 anni. Che ha fatto? Che ha fatto? Voglio sapere tutto. Ho seguito quasi tutto su Twitter. Signori a tutti quelli che dicono no, che schifo l'inverno. Voglio il caldo. Voglio il caldo. Ti mando a casa un drone da guerra armato in testato nucleare. E io volevo farla carina con questi capelli, ma... mo me li all'indietro. Uh -huh. Perché dovete sapere che io ho la... Um... Mamma mia, si vede un sacco... Allora, è illuminante, ma ho anche caldissima. <ride> Guarda come brillo dal caldo. Um, ho il forno acceso in casa perché Emia non sta cucinando, quindi non posso tenere acceso il mio ventilatorino. Perché ci salta la luce? Perché il Dyson fa questo alla corrente elettrica, ciuccia un sacco, anche se è Arietta. Eh, perché dovrei spendere di più in bollette e alzarmi il contatore? Non ho voglia, non ho tempo. Ste cose da adulti mi mandano in pappa il cervello. Eh, perché non è che lo faccio. Eh... Oh, scusatemi. Grazie mille Gabri, ti rispondo da più uh, Non è che tipo Dai va bene, lo faccio Ci sono tutti gli step, capire come, farti rispondere al telefono Fissare un appuntamento, capire quanto pagare Capire se è una truffa Ed è in un mondo dove non mi voglio infilare Quindi muoio di caldo. piuttosto di mangiare Che poi costa ovviamente Ciao Digi, tutto bene? Tu come stai? Oggi ho sia l'illuminante che il sudante Guarda come brilla il mio sudore Era illuminante Allora, questo è illuminante Questo no <ride> Qua avevo messo la cipria. <ride> Purtroppo è andata. Finché vuoi e puoi, viaggia. A 30 anni già passate mi pento di non aver viaggiato molto. Ci sono un sacco di posti che vorrei vedere, ma tra non avere soldi prima di essere incastrato in un lavoro che non mi lascia troppo tempo, ora è sempre un casino organizzarsi e fare altro. Allora ti dico: Giordano, è vero, ma è un po' un luogo comune, ma perché te lo dico? Perché in realtà eh, io stessa ho iniziato a lavorare da quando avevo 18 anni. Eh, certo lavoravo e stavo a casa dei miei. Mi raccomando, eh, fino a 24-25 anni io sono rimasta a casa dei miei e ho lavorato a casa dei miei. Ciò cioè nonostante, questo mi ha permesso di costruirmi vagamente un'indipendenza uh, economica, una il, il, il fondo delle spese pazze. No? Te lo metti da parte per anni e anni e anni, a un certo punto diventano tanti soldi e dici: Ok, ora sono a posto, sono libera di fare delle scelte. Eh, tra queste scelte è anche non buttarmi in lavori che non mi piacciono perché eh, non ho i soldi Cioè quella roba serve apposta per, per spingermi a lavorare solo per i progetti in cui credo E assolutamente tenermi lontana da quelli in cui non credo e non voglio supportare Ma serve anche per i viaggi Ora, ehm, io non sono mai stata più impegnata di così nella mia vita Mai Ah così capio che lo... Com'è? Hi But... Pain, sei in Giappone? Guarda che arrivo lì è il 3 agosto. Come si sta in Giappone? Come si sopperisce al caldo in Giappone? Questa cosa devo saperla perché in agosto a quanto pare farà molto più caldo di qui e ora. E vorrei non avere i capelli in questo momento. Eh, solo io per aumentare la potenza e quando faccio due click nell'app del gestore dell'energia elettrica? Sì, perché probabilmente non hai quei truffatori dell'Iron. Ops. Not sponsored by, tra l'altro. Sto bene, dai, anche se fa caldo. Io ho scoperto dal dottore che con la mia malattia il caldo lo sento di più. Pensavo di essere pazzo. No, mi dispiace. Madonna, Madonna, stai in casa. Bevi, idratati, mi raccomando. Tanta acqua. Ehm, come fa a fare più caldo di qui? In Giappone fa più caldo che qui. Mi hanno detto tutti che sì. Il Giappone ha un caldo insopportabile. Quanto illuminante c'è in Giappone? Ciao Gabri, grazie mille, buona doccia e ci sentiamo assolutamente dopo, grazie ancora Vorrei dirti una bugia, ma adesso che ce l'ho qui ad agosto si muore Arrivo anch'io, arrivo fra un mesetto sono là Anzi, un po' meno Io ho Nen, Nen l'ho sentita, mi piaceva come cosa Un'affa che ti distrugge Ci sono delle resub, le leggo al volissimo Quindi Lore, grazie mille, 5 mesi, momento di rinnovo Momento di rinnovo Grazie mille per rinnovino, Lore chi è? Sono in live te. Ah ma questa è una persona che ha fatto qualcosa no. Ciao Grazie ah. Ma sono tantissime, ho detto, sono tantissime. Porca ma miseria Anche a te, grazie mille del pranzo Molto gentile Posso accendere? Eh? Posso scendere? Yeah, thank you Emiliano mi ha fatto il pranzo Che bello, che bello Sono contenta Arriva il pranzing, ora mangio. Io sono, ormai sono qua da anni per amore. Ah, arrivo anch'io, arrivo anch'io, che bello. Soffri il caldo per amore. Denzairo, grazie mille dei 48 mesi. 48 non è un numero tondo, ma in realtà sì, basta contarlo in anni. Perché sono 4 anni, tondissimi. Grazie, Den. Oh, 4 anni, ma sono tantissimi, 4 anni. Porca miseria, grazie. Un macetto qua. Punto esclamativo, bacetto, Denziro. in, grazie mille, del livello 3, grazie del livello 3, dai che sono arrivata l'età... Ovviamente no, sto scherzando, non, non vi darei mai la responsabilità della mia indipendenza economica, ma grazie mille del supporto, veramente, sarei un irresponsabile se basassi la mia vita... Sulle vostre donazioni non si fa, non si fa. Voi dovete vivere liberi, dovete frequentare il mio streaming senza conseguenze. Sono cazzi miei se spendo troppo. E porca miseria, appena entrerò in un negozio di skincare coreana. In Corea, mamma mia, se me ne pento di avere una carta di credito, mi penterò di tutto. Lì dentro di loro, Roberta, sono irresponsabile Ma sarà un problema della Roberta del futuro, delle future tasse. Grazie, di livello 3! Ho caldo per scrivere il messaggio elaborato, quindi è già tanto se scrivo questo. Lo apprezzo molto. Grazie, veramente, grazie, veramente tantissimo per il, per il supporto. E c'è un regalino anche per te. Il punto snobitivo, thank you per ritirare tutti i regali. Um, Axel Bullo, grazie dei 44 mesi di live. Grazie, Axel, bentornato tantissimo. E Colo Tech! Grazie, quante sabbe, raga? Grazie mille dei 22 mesi. Sono 22, non so che dire se non che sono stanco. Mamma mia, sto morendo. Ma nord o Sud Corea e Nord non ci facevano andare, era pieno. Ah, così capisco, dancing. Applauso per Emiliano. Disgraziata sono le tre, adesso mangia. Cosa ridi che avresti già dovuto pranzare da un'inchia, se rido. Uh, non penso che sia un paese più piovoso in Italia, a parte le foreste amazoniche, ovviamente. Sì, mi sa che lì è proprio un problema di umidità in Giappone. Quanti gradi fanno a Milano? Uh, come faccio a vederli dal computer? Sapete che non lo so. Cioè, mh, posso cercare su un sito, però io sapevo che a volte lo vedevi tipo dal computer dove c'è l'ora e coso, mi sa di no. Secondo me ce ne sono 30 percepiti 35 perché continua a piovere ogni sera, almeno da me a Monza, e, e quindi aumenta di brutto l'umidità. Ragazzi, quanto sto aumentando l'umidità? Per 3BM 33, gradi. grazie, 3 che sta per basta. Bighellonare bastardi. Anche perché la skin care in North Korea mi sa che un po' aggressiva. <ride> no, non si ride, però faceva ridere, scusami. Non è vero, Norcorea puoi entrarci quando vuoi. Poi uscire in un altro conto. <ride> in basso a destra sei Windows 12, mai Mai dovranno passare sul mio cadavere per farmi scaricare Windows 12. Mai passerò a Windows 12. Mi fa cagare. Neon ti vedo, eccolo qui che si vuole infilare nella valigia. Pupo. E si ferma immobile aspettando che succeda qualcosa. Cosa c'è? Eccolo là, Arozzi, la mia sedia di Arozzi. Come tira graffi? Grande. Oh oh oh, eh, oggi, oggi indipendente, eh. no, intraprendente volevo dire. Fino a qua, fino a qua. Ah, fino a qua, aia. Porca puttana, ce l'ho fatta. Bravo, hai conquistato l'Everest. Eh? Io mi sono beccato il graffio, guarda qua. Guarda che scemo. Guarda se... Eccolo qua il graffietto, il pellicino. Ahia. Ma guarda te, oh, le maniere. Non ho fatto niente. Lo stuzzico. Mi hai aiutato del coglione oggi. Ah! No, 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 no. Guarda come si... No, esce il sangue. Ma io posso andare a seguire così. Guarda la graffiata. Eccola, fresca, fresca. Guarda qua. Poi vabbè, io ho la pelle che se la tocchi un attimo si vede subito il graffietto, eh. Non è niente di grave, Però non ho fatto male. Tocca disinventare subito. Fatto. E il bacetto passa tutto. Ecco perché preferisco tutta la vita ai cani. Ciao, Nicchio e Alex, benvenuto in chat. Um, I cani, a mio avviso, cioè, non, non matchano col mio stile di vita. Infatti io non so come faccia Gatto a portare così tanto fuori il suo di cane, perché... La mia vita è incompatibile con eh, il portare fuori un cane. Io giuro, mangio subito i tacos con ragù che ha preparato Emiliano, però sono caldissimi, cioè sono lava, devo un attimo aspettare. Hai ah, un ricordo di più mentre sei via. È vero! Mamma mia, va malissimo! 36 gradi a Roma! Ragazzi! Oh! Guarda come passa sotto quella bici Oh stai tranquillo eh Si è messo nell'angolino Se vedete queste sono le sue zampine Lui si mette qua a dormire Perché è un punto specifico Dove passa l'aria E, e il pavimento qua nella casa Fortunatamente è sempre freddo Quindi lui non soffre troppo il caldo Perché lì basta stendersi a terra E lì c'è l'aria E quindi si mette lì C'è un po' di piastrella anche sul muro Che lo rende fresco Ed è uno dei suoi posti preferiti c'è un po' di Roma in quella. Percepiti 45, posso confermare. Quanti di Roma in chat? Quanti di Roma in chat? Da noi a Roma è insostenibile: Madonna, ma ci credo. Avete um, il Colosseo? No, scherzo, non c'entra niente. però C'è eh, l'asfalto che butta fuori tutto quello che, che prende durante la giornata, ragazzi. Eh. Non si scampa a questa regola. Um, tra l'altro, mi pare che faccia caldo anche la sera perché l'asfalto tiene il, tutto il caldo. Quindi, forse il momento migliore è tra le 8 e le 8 e 45 del mattino. Hai quei 45 minuti dove puoi uscire quanto ti pare, poi già dalle 9 più o meno è finita. 36 gradi anche a Torino. Mamma mia, al, il 10 luglio va bene. Sì. Dai, va bene così. Godiamoci sì. questi ultimi sì. anni. Vado a vedere la Corea già che sì. ci sono. Sì. 63 mesi, Cuni Grazie. Grazie, sono sicura di aver saltato qualche messaggio di Resab, ma è il pensiero che conta. Lo è davvero, grazie mille, Cuni. Bentornata. Grazie dei 63 mesi, siamo a Fagolla. Giorgio tu hai cambiato colore del nick. Guarda, ho visto. Tu eri grigino, eh. No, non è vero, Giordano, è grigino. Giorgio è bianco. Giorgio qua in Puglia non si respira, ventilatore a manetta. Maledetto effetto albedo, che è un personaggio di Genshin Impact. Se non erro, qui ad agosto saranno fra i 25 e i 29 gradi. Il problema è l'AFA. Ma 29 gradi sono pochissimi. Pain, arrivo subito. Ah, tra l'altro, ho scoperto adesso, in Corea adesso non fa caldo. Tisca mi lancia il primo argomento perché io oggi con voi vorrei vedere una delle piccole cose che ho scelto per ritirare, ma soprattutto, raga, insieme a voi voglio scoprire. Dove mangiare? Perché, uno, voglio fare una live in cui vado a mangiare in un posto deciso qui adesso, oggi con voi. Due, devo, sarà divertente perché sarà tutto piccante e quindi devo abituarmi al piccante. Dovevo già essere pronta per il piccante prima di partire. Tre, piove tutta la settimana, volevo dirvelo all'ultimo giorno. Volevo aspettare di confermarvi questa cosa a Seul. Pioverà tutta la settimana. Quindi fai qualche live da Seoul, che figo! Sì, vorrei soprattutto allora. Il, la mia live preferita ideale a Seoul sarà io e Chiara um, in un tavolino all'aperto. Perché lungi da me andare a disturbare i ristoranti, non è da me e non credo faccia piacere fare live nei ristoranti. In un tavolino all'aperto a mangiare street food e a chiacchierare in live. Per un'oretta o due, cioè, tipo la cosa. Il mio pic più alto sarebbe fare una live del genere perché mi piacerebbe così tanto. Sarebbe un vibe incredibile. Le vibe romantiche da chi dramma che solo la pioggia può regalarti. Almeno farà fresco. Si parla di 25-29 gradi, ma non so quanti percepiti. Seul le 7 ore avanti, ragazzi. 7 ore avanti, se non sbaglio, come il Giappone, quindi avremo lo stesso fuso orario di quando andrò ad agosto in Giappone. E um, fatemi un attimo ricordare, tra l'altro qua dovevo girare la fotocamera, me l'ero scordato. Um, quindi in questo momento sono le 22 di sera. Sì, in realtà vi dico, già se faccio una live alle 9 lì, più o meno qua sono le 14. Ora non penso alla fine di una giornata pesantissima di mettermi a fare live super intricate e complicate. Ma qualche strada di Seoul serale ce la vediamo sicuramente, io e Chiara, e soprattutto la sera si può mangiare tranquillamente, si può stare a fare street food, a fare proprio, non mangiarlo, lo facciamo noi. Quindi sono le dieci e mezza in questo momento a Seoul, è fattibilissimo come orario di live, ci incastra anche molto col mio, al massimo potrei darvi del preavviso che dovrete collegarvi un pochino prima che ne so, mentre voi pranzate alle 13, io sto cenando alle 10, no, 7 ora avanti, 12, 12, 12 più 7, dice no, sono le 7, Stesso fuso orario del Giappone, esatto, quindi quelle che per me saranno le live serali da voi saranno, eh? non si può fare altrimenti perché purtroppo eh, fare delle live di mattina prestissimo, ehm, cioè, se io voglio fare le live giornaliere... Da voi è notte fonda, quindi non credo di potervi far vedere Seul a meno che non stiate svegli tutta la notte a vedere Seul. Al massimo, posso fare una live e poi vi riguardate il VOD eh, più avanti eh, oppure vi guardate il vlog. Deal, deal, deal. Mm. Albedo è il livello di riflettività delle superfici: ergo, quando la superficie mantiene il caldo. L'asfalto lo tiene, ah, quando la superficie mantiene il caldo. L'asfalto lo tiene un sacco. La rinfresca e riflette tutto. Ciao Giamba se fa la leve per noi, qualcuno sveglio lo trovi sicuro. Ma eh, vediamo adesso, perché comunque quando arriviamo, io e Chiara facciamo delle cose. Ci prendiamo la carta per i trasporti, ci cambiamo gli euro in won coreani. Tra l'altro, ho scoperto che è abbastanza facile ehm, fare una conversione a mente perché. È quasi uno a uno con l'Italia E la Corea costa un po' di più del Giappone ehm, E praticamente un euro è eh, 0,90 won coreano Cioè non proprio così però Allora i won coreani hanno una cifra di zeri ehm, Io ho convertito due euro Sono diventati 2800 won coreani Quindi bisogna aggiungere tre zeri sempre non capisco, è difficilissimo per la mia testa piccola fare. Quindi, io ho convertito ho 200 euro per eh, la valuta, per pagare con la carta, perché porto 200 euro per pagare con la carta, 100-150 in contanti per pagare in strada. E eh, bisogna aggiungere tre zeri, quindi adesso io ho tipo 280.000 won, che sono solo 200 euro, sono tantissimi, però poi una maglietta. Costa um, 20.000 won, che sono 20 euro. E quindi dici, ma porca miseria! Allora togliete 3.000, è difficilissimo. Ma è quasi un 50% in più. Sì, però mi sa che... Allora, non ho capito se il cambio conviene o no, perché io ho visto che un euro è forse un 1.2 in più, però la vita in Corea costa di più. Quindi nonostante con l'euro prendo un sacco di won coreani, comunque una maglietta mi costa l'equivalente di 20 euro. Che è normalissimo, capito? Mai pagare una maglietta a 20 euro. Quindi, boh, ma non posso ridividere per mille questi scemotti. <ride> Mi sto confondendo. Allora, differenza. Così sembra che tutto costi molto di più. La base Aris è 2 euro uguale 2800 won coreani. Uno può pensare, porca miseria! Vado a fare lo sheikh, vado a fare il re, ok? Vado in Corea con 2 euro, ho cioè 2800 won coreani, è incredibile, è una figata assurda, ale, ale. Ehm, poi però vai lì e una bottiglia d'acqua costa 2800 won, che sono 2 euro. E quindi non è che vai a fare lo sheikh, vuol dire che i 2 euro che hai convertito li spendi come 2 euro di bottiglia d'acqua. Quindi 2800 won va via subito con una bottiglia d'acqua. Questa è la spiegazione facile. Un euro sono 1430 won esatto. Fine, fine, era solo, era solo questo, perché uno si sente shakissimo con tre zeri in più, e poi, alla fine, costa una Madonna lì, in realtà, eh. anzi, in teoria costa leggermente di più la roba lì. Quindi, può essere che una bottiglietta d'acqua, che qua costa 80 centesimi, la costi 2 euro. Quindi non vai a fare proprio lo shake di niente in Corea. Però in Giappone. È diverso. Soprattutto mangiare in Giappone per l'euro conviene perché di solito ti riesci a fare un piattone di roba assurda e incredibile con l'equivalente di 5 euro. Ma non mi ricordo la conversione con gli yen giapponesi. Ma in teoria, quando vai in Giappone e cambi con l'euro, sei un, uno shape, cioè mangi con il niente, mangi con i centesimi. Con 80 centesimi ti danno un piattozzo di ramen, probabilmente. Gli yen non vi hanno insegnato nulla. 5k yen sono tipo 30. Mamma mia, difficilissimo col coso giapponese. A quanto pare gli piacciono gli 0. Esatto. Salve 2801. Wow. <ride> Wayu. Mi sembra troppo. Ma in realtà sono 2 euro. Ah. Oh, 2 euro una bottiglia d'acqua. Mi sembra comunque troppo. E lì c'hai ragione. E lì c'hai molto ragione. Eh... Armor, grazie. Vi, vi comunico che ho già iniziato a registrare il vlog. Quindi, a fine live, magari facciamo un salutone per, per il video. Sarà il mio primo video monta. Sì, vabbè. Ho preso il taco, se è tutto caduto da una parte sola. Ci provo in qualche modo a mangiare. Non sono brava. Che vai a fare in Corea? I campionati di pallanuoto. Ah. Para. Vado, vado a divertirmi, Faber Meteora. E benvenuti nella mia chat. Eh, piacere. Um, per un semplice fatto, non sono mai stata in questi posti. Super lontani da casa, con super ore di aereo, con super fusi orari. Ma con la spinta di andare verso i 30, mi sto convincendo di più. Dire, ma sì, ma c'è Chiara. Un salutone a tutta la chat, Robbie. e E. Chiara, chiara.rar, chiara eh, underscore, è la persona con cui vado. Facciamo le ame a Seoul. Puppa, io sto, io sto. Io oggi ho detto, porca misera, mi è finita la crema solare, avrei dovuto comprarla. Come una stupida, come se non stessi andando a prendere skincare coreana in Corea. Cioè, capito? Io, non, io qua dentro non ho realizzato dove stiamo per andare. bella l'architettura. Ma noi andiamo a prendere la vera crema solare coreana Cioè noi andiamo da Olive Garden E porca miseria che tutti si salvino Mettete in salvo i bambini appena entriamo in un negozio di skincare care O almeno io vado fuori testa Cioè io entro lì dentro ed è finita per tutti Ero tipo Porca miseria è finito questo prodotto È finito questa smaglia E me frega Vado a comprare tutto Lì Ti sto disturbando Non riesco a farlo dormire Un'immigia vuota che torna con la skin care Prendo una faccia nuova la metto dentro. Possiamo fare degli uffa per Chiara. Sì, <ride> fateli pure. Ha appena detto che giocherete a pallanuoto. <ride> Se non mangi taco spende i campionati poi deve aspettare tre ore di digestione. <ride> Mila e Shiro e Robi. Sì, no, ho appena detto cosa va a fare in Corea, vado a fare i campionati di pallanuoto. È uno scherzo ricorrente la parola pallanuoto nella mia dialettica. Oh, Robi, ma quando tornerai avrai avrei automaticamente un più 10 nei balletti? Allora, io non so quanto sono spigliati eh, i coreani per strada, però io vedo un sacco di TikTok di gente che balla. Io vado fuori di testa se ne vedo uno. Io voglio fare proprio la straniera all'estero che dice, oh mio dio, ma quelli fanno i balletti di TikTok e vado lì e li filmo. Cioè, quando li fanno in Italia al Duomo non me ne frega un cazzo, però se si mettono a fare i balletti di TikTok in strada io vado lì e se so la coreografia ne accendo un pochino. Io non so nuotare, though, ti guardo <ride> Chiara fa il tifo È vero Chiara, esiste, tutti noi Imperatrice 63 tre volte, è beata la più grande Ah, tra l'altro, Pupa, ti sei perso il mio discorso Che te lo riassumo al volissimo Su um, i tre gender in Giappone Anzi, se lo sai già non mi ripeto Perché molto spesso riracconto le cose E poi mi imbarazzo Te l'ho già raccontato i tre gender in Giappone Basta, Rava, adesso vado a fare il E poi ti invito, così potrei dire che andrei davvero a vedere qualcosa in auto. Azza Azza l'ho messa prima L'ho messa prima Azza L'ho messa prima Eccola qua <ride> L'ho messa e quando penso alle mie jeans Penso soltanto all'Azza Super shy, super shy. Ma certo, è l'inno nazionale coreano. <ride> le new gens eh, ci sta i napoletani anche in giapponese. Sì, ovvio. Sono, spero spero di sì. Eh, new jeans. Trend: Non è un uomo o donna in Napoli. Fatemi foto a qualsiasi cosa. New jeans va benissimo. Va benissimo. Io io portare un po', la, 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 la Chiara in un posto segreto. Chiara sa cosa voglio. Chiara sa cosa vuoi. Io no, quindi in caso fammi sapere cosa ti serve. Eh, non so se vendono in giro. Mi piacerebbe tanto portarti mh, i cosini a forma di coniglietto della luce, però non so se li vendono in giro. E non so se li pagano un trilione di euro. Se non li sovrapprezzano per gli stranieri, ma riesco a trovare, magari te lo porto. Sono già pronta per la missione. Vai, pure tu in Giappone per il mondiale di Pokémon. Sì, partirò il 3 agosto, però quindi a Seoul finisco il 19 e torno indietro. Uh, finisco il 18, il 19 sarò già in volo per tornare indietro. Ripartirò il 3 agosto. Forse lì li vendono a molto meno. Yes. Comunque, i tre gender in Giappone, chiara. Uh, me li immagino così perché non mi sembra di averte lo detto. Mi imbarazza molto quando li racconto la stessa cosa. Ehm. Um, ho oh, proprio fatto specificatamente il tuo esempio di te um, che praticamente sali sul monte Fuji, che sei con... Uh, cioè proprio sei appena stata santificata, accolta da tutta la cultura giapponese, sei già con il kimono più sacro, a bere il tè della purificazione, mentre um, hai tipo stesa sul tatami della, della religione pu più pura, hai già le ciabattine quelle di legno altissime e sei lì con i monaci tibetani. Che ascendi al signore e praticamente E questa è la tua vacanza Poi ci sono um, Antonio ed Emiliano Specifici Solo loro Il primo giorno andranno a cercare degli sgabelli Irrichiudibili a poco prezzo Oppure glieli regaliamo noi Perché sono dei bravi ragazzi se lo meritano Loro andranno dove c'è Il primo scorcio di mare che trovano Yokohama si mettono lì seduti, senza musica, a guardare la vita che scorre. Possibilmente fra le sei del pomeriggio e le otto di sera. Lì seduti a far niente. E questi sono lo due. Non ho la minima idea di cosa faranno gli altri, ma io sarò a vedere la parata di Pikachu. Questi sono i tre gender. Cioè, noi ci rivediamo tutti insieme quando saremo a fare il, um, il campionato. Ma non c'è modo che queste realtà si incontri, non mi dispiace. Cioè, io prendo il 3 io prendo il tè volentieri con i marci tibetani, ma non so se voglio fare hiking fino a sopra il monte. E dopo mezz'oretta il mio cervello mi impedirebbe fisicamente di stare seduta nello stesso posto a guardare il tramonto per più di 30 minuti. Quindi devo andare a vedere Pikachu. Mi dispiace. Devo andare a vedere Pikachu. La parata di fare... Picca, 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 picca... No, già, ma vabbè, ma io, io lo so. Io dicevo, io non mi sono ancora stufata di Pokémon, quindi sì. Comunque Roby, succede spesso anche a me di raccontare questa cosa più volte a Questa persona classica simile è Ted Mosby Ciao Roberto! Roberto! Mamma che ridere la clip di... Mm, che sei arrivato te, c'era il giudice di Esattorni identico a te Come state? Benvenuti, vado a Seoul con Chiara E oggi voglio vedere un paio di piatti che voglio andare ad assaggiare Allora, in realtà l'itinerario non è fatto Abbiamo l'elenco di cose e le andremo a vedere in un certo mm. ordine ma non so che cosa andare a mangiare. Io mi sono segnata tra i ristoranti, ragazzi. Adesso, come prima cosa, andiamo a vedere i piatti tipici di Seoul. Eh, ben arrivati a tutti. Come state? Mm. Io prendo adesso. Non vado in tempo. Purtroppo, devo chiudere tutto. Sono arrivate le ultime cose di Amazon circa 30 minuti fa, quindi mentre c'era la live. Che erano praticamente le batterie di scorta ehm, della fotocamera e la bustina della fotocamera. Quindi, almeno parto con tre eh, batterie cariche. E così no, ogni volta che mi si scarica uno non devo rinunciare al vlog per tutta la giornata, le cambio. Cioè, capito? Mi sono messa a fare vlog. Manco iniziato, e già sono tipo: Eh, ma metti che si scarica. Mamma, mia che dedizione! Minchia, due vlog e smetto, lo so già. Chiede a Pratt qualche consiglio per il cibo coreano che c'è stato di recente. No, è vero, non gliel'ho chiesto! Che paura l'alert! Ma è bellissimo! Io, è carino! Chiara è arrivata la valigia! Chiara è arrivata la valigia? Pupa? Pupa, che vuol dire è arrivata la valigia? Forse è la storia. Ah, la storia su Instagram, forse? Pupa, non hai preso la valigia? Come andavi in Giappone senza valigia? Ciao Lerikan! Doveva arrivarle tipo oggi? Ah ok. Vabbè, la compriamo lì la valigia, che ci frega. <ride> la valigia è uno stato mentale, una prigione mentale già, ma la valigia. Mi mancava il troll di a Ah giusto perché Pupa parte molto più lungo di me. Io porto uno zainettino qua dentro la Switch. E dentro la Switch, sentite qua. Qua sentite, seule, seule Cibo Teokbokki. Sono tipo quei gnocchettini bianchi, super filanti. Adesso, adesso li vediamo. Sad lama. Tu, se sai qualcosa del cibo coreano, invitatissimo. Andiamo a scoprire le varie magie. Anche il bagaglio a mano. Ne volevo una nuova. Carina, che BTS scritto. Buon finire le cose. Ci vediamo dopo. Arrivo a pupa stasera. Ho una cena. Arrivo dopo la cena. Eh, perché ho visto che mi hai scritto prima. Ho detto poi le rispondo. Ma più che altro così, se devi preparare. Già da adesso non, non mi stai ad aspettare. Vado a arrivo Fate verso le 10 come avevamo concordato. Bye bye. Buone cose da finire, ciao, pupines. Uh, comunque, dicevo: Dicevo, dicevo: Quella da Siva le ho. Ok, non mi ricordo cosa volevo dirvi. Sto studiando coreano la cultura coreana ne so abbastanza. Va benissimo, no prob. Ma Dark Seoul, quale? Perché Dark Seoul 2? Mm, Dark Soul 3, tanta roba, secondo me. Anche se Seoulborn, lascia fare. Una volta ho fatto degli ordini che mi sono arrivati 5 minuti prima che uscissi di casa, per poi partire una settimana, quindi capisco la situazione. Ah! <ride> um, comunque, dai, andiamo a vedere. Dark Soul 4. No, quello è il Ring. Andiamo a vedere. Allora, io non so da dove partire per trovare queste cose, but. Uh, mi fa piacere condividere con voi l'elenco di cose che vogliamo vedere con un'applicazione molto carina. Allora, come al solito, not sponsored by, perché sarebbe abbastanza uh, infimo da parte mia non metterlo nel titolo, quindi io ve lo dico e basta. Ho visto tanti TikTok che parlano di come organizzare dei viaggi e ho trovato uh, questa cosa che è molto interessante. Uh, ok, eccola qua, Seul Pupa l'ho chiamata. <ride> um, che io non conoscevo in realtà. Quindi, magari è utile per alcuni di voi. Faccio giusto in tempissimo al volo a cambiare la finestra, bene. No, allora tolgo giusto i link per evitare, non lo so uh, cosa può succedere condividendo il link, però lascia fare. Allora, ho trovato questa cosa che si chiama My Google Map. Praticamente Google Maps ti permette di ehm, farti una specie di mh, robina, eh, una mappa personalizzata con i tuoi puntini e le tue icone, che è semplicemente una comodità a livello visivo per avere un quadro chiaro della tua vacanza, dove stai andando, a fare cosa, eccetera, eccetera. E io ve lo consiglio caldamente perché a parte che vabbè lì non funziona Google Maps, quindi questa è una roba mia che dovrò scaricarmi poi offline perché altrimenti comunque mh, bello ma non funziona. E ci siamo fatti una lista di cose che magari se qualcuno è di Seoul o sa di Seoul ci potrà dire se sono belle, abbiamo scelto cacate, divise per iconcine, colorini e altre cose. La trovo un'idea molto carina. Lo puoi già fare su Maps. Allora, la cosina delle icone ci ho provato. Questa è My Google Maps, quindi non è proprio Google Maps, ma è la sezione apposta di Google Maps per personalizzarti le mappe. Quindi, sì, è di Google, è Google Maps, però lo trovi a quel link dopodiché quello che ho fatto è stato condividerlo così posso far vedere anche alla persona con cui parto le stesse cose lei le può modificare se io gli do il permesso di modificarle eccetera eccetera me le sono scritte tutte quante dopodiché eh, mi, segnandole piano piano ti compaiono sulla mappa in questo modo ti fai un'idea di come raggruppare le varie attività non metto due attività estremamente lontane fra di loro la cosa che mi eh, dà il cazzo è che una delle cose fighissime che volevo fare sta qua e sto veramente rosicando. Sì, 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 è mai Google Maps? Perché Maps non funziona? Allora, eh, hanno avuto dei casini Corea e America con la condivisione dei permessi e ehm, una piccola diatriba su comunque la privacy condivisibile. Il, ehm, la Corea, che non voglio neanche esprimere un'opinione a riguardo, anche se più o meno positiva su questa cosa cioè anche quando c'è stato tutto il problema di tiktok eh, l'America ha fatto casini voleva bannare tiktok ma a me queste robe sembrano super estremiste perché in realtà sono tutte situazioni di privacy dove non si raggiunge un accordo semplicemente non vogliono condividere troppo dati e robe per privacy con America Google Maps e America e quindi hanno la loro cosa che si chiama naver la loro eh, situazione che è identica a Google Maps eh, Funziona da Dio, a noi non ci costa niente, semplicemente questa comodità io non la potrò usare. Là, cioè, se io scrivo mi porti in questo posto su Google Maps, Google mi dice non posso tracciare questo percorso perché non hai permessi per accedere alle attività, ai mezzi, al nome delle strade, calcolare la durata. Non hai permesso di fare questa cosa quindi devi usare. Naver Ciao, Conotec Faremma, sto fatto davvero un saluto veloce, un saluto veloce, Naver, vieni. Eh, il fatto che potete vedere entrambi queste puntine e modificarle è comodissima Lontanina Il GDPR coreano, quindi Ora ricorda, ho letto una cosa tempo fa Basta usare NordVPN Aspetta, no eh, non, non è proprio una cosa Immagina che nelle mappe di Seoul C'è una bolla Una bolla che protegge le informazioni di Seoul Quella bolla impedisce a Google Maps Di calcolare eh, le durate E darti i percorsi perché non può accedere a quelle informazioni? Anche se usi un VPN, eh, eh, sarebbe come se io da qua su Google Maps controllassi la distanza fra due punti. Neanche voi potete farlo da qua. Quindi purtroppo non è una questione di NordVPN, ma basta usare Naver. Mentre per altre cose cacao si usa con la K. <ride> Perché non so mangiare? Mi cadono piccoli e singoli chicchi di MySpace. Uno, eh! una alla volta mm. <ride> esatto io sono come meraviglia, esattamente ora quello che abbiamo segnato è una serie di um, situazioni durante le quali noi ci sentiamo libere durante la giornata di andare a vedere queste cose ora l'unica cosa che mi ha messo particolarmente in difficoltà sono i musei sono i musei diciamo perché serve la prenotazione ho provato ad addentrarmi nel magico mondo delle prenotazioni in Corea. Mi è venuto il panico, non so un cazzo, non capisco. Um, non tutti i musei dove voglio andare sono esattamente English friendly, quindi diciamo che ho scelto i musei più mainstream di tutti quanti. Quindi ho scelto il Museo Nazionale della Corea, il Museo d'arte... Um, no, dov'è questo? Ah no. Aspetta, no, questo è quello dove volevo andare io. Eh, un altro museo d'arte è il Museo Nazionale. Praticamente sono dei, sia arte contemporanea che arte fichissima, incredibile, che la storia della della, di Seoul. Eh, non ho capito se è la storia di Seoul o la Corea del Sud. Comunque ci sono questi musei che sono super turistici e quindi almeno lì dovremo in qualche modo riuscire a portare magari anche il giorno prima una volta che siamo lì. Magari dal vivo è più facile, andiamo a chiedere in inglese. Dopodiché... Ho segnato dei posti fichissimi dove andare a fare delle foto e ragazzi vi giuro che questi posti sono incredibili. Questi li ho segnati sopra. Sono anche posti dove si mangia, però guardate sta cazzo di insegna. Io l'ho vista veramente in un sacco di foto. Io non vado lì come fan del K-Pop, sappiatelo, però trovo la, il vibe coreano super affascinante. Quindi qualsiasi cosa vogliano. Vend qualsiasi atmosfera mi vogliono vendere Io la compro perché mi diverte tantissimo Entrare nel mood uh, Non vado lì da fan del, um, della Cioè vado lì da neutra E sta, entra, sta strada è bellissima Voglio vederla dal vivo Soprattutto di notte deve essere uno spettacolo Sì farò un sacco di foto uh, Parte un sacco di gente La pubblicità di Barbie in tedesco Non so come mai Il riso finisce sempre ogni angolo dell'universo creato Farei live da là? Sì, um, vorrei fare tantissimo delle live che per voi saranno a quest'ora circa e da noi sarà praticamente l'ora di cena. Immagino delle live serali dove avverto prima eh, sui social dove ci mettiamo a mangiare semplicemente. È meglio stare in un posto solo se fermi seduti a fare le, le live. E poi compriamo anche un router con l'internet, quindi dovremmo avere un sacco di internet quando andiamo lì. Poi c'è un altro posto per fare le foto che ho scelto è il Ponte Bampo, che sembra incredibile. Cioè, non capisco quale di questi punti sia il più fico. Perché penso sia tutto camminabile. Certo, sembra un po' una sbatta. Però, a quanto pare ci sono dei giorni in cui fanno queste cose fichissime. Eh, ne hanno fatto un sacco a maggio Adesso non so se a luglio è rimasto qualcosa da fare Perché pioverà sempre Però a quanto pare è un bellissimo punto Dove camminare fare delle foto meravigliose co Comunque Viversi l'arietta fresca di, di Seul Io spero facciano veramente pochi gradi Perché ok che piove ma almeno i miei gradi Teneteli giù e Anche questo ponte sembra molto fico E poi dovremo passarci comunque da quel ponte Perché andiamo a fare cose anche di qua Quindi comunque di qua ci dobbiamo andare Uh, ah, poi ci sono varie torri Dove si può vedere anche Seoul da, dall'alto Che sembrano molto interessanti E alcuni di questi pazzi Ah, c'è un Disneyland Vabbè, Lotte World è Disneyland Non penso di, di voler insistere nel voler andare a Lotte World Perché non so ancora che cosa fanno Però c'è un Disneyland anche a Seoul, volendo Volendo Un po' sembra davvero eccessivo ok uhuh! ho abbassato abbassato è forte ho il volume a uno ah ok ok Ragazzi, ho il volume 1. Ah, ok. okay. Lotte World Adventure. Allora, non mi sembra bello. Cioè, mi sembra una roba super di piccola e di plastica con uh, un castello che sembra Disneyland. Però non penso valga la pena andare. Sinceramente. Però hanno questa torre lì, che sembra fighissima Questa cosa. Questo enorme. Um, proiettile di vetro che punta verso il cielo questa eh, non volgare forma no ma Lotte World è proprio una roba che no, no 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 voglio andare a Disneyland io questi sono i vari ponti ma guarda che belli di notte sono questi guarda quanti ponti che sono mi ricordo Colonia ti prego Robby devi andarci a trovare il Topolino coreano e fargli dire loro oh! <ride> ma non ce l'hanno Topolino se no lo chiamavano Disney World ci sarà il signor Lotte Lotte sarà, boh, una capretta, mascotte, che forse anche lei ti dice l'ora, ma me la dirà in coreano e io non la capirò a quel, quel punto, perché non avrò l'orologio di Basil per controllare se è vero. L'attore che dal 31° piano ha avuto i ristoranti e 7-Eleven con l'orso robot come cassiere. Cosa? Ma stai scherzando? Cos'è che ha? Ma veramente? Ci dobbiamo andare così tanto? Se Lotte è una capretta, voglio 800 foto solo con lei. Un topolino faroc farocco? Assolutamente sì. Per questo ho detto quello coreano. L'equivalente. Quindi la capretta. Ma stai scherzando? Ma se c'hanno i robot che ti prendono da bere? Ma io ci passo tutto il giorno lì. Ma che mi frega se fuori piove? Sto in questo coso di 37 piani a farmi servire le intelligenze artificiali e dirgli grazie, scusami. Ah, eccolo Lotte World all'alto. No, raga, ma è piccolo come una scoregina. Cioè... Entri e hai finito Te lo vedi in 40 Io una cosa del genere Da grande navigata che sono Me la vedo in 40 minuti Pff, Pivellini È un franco bollino Live ma non fare a Chiara la camera man Camera woman Non la far tenere la camera Che è bastato quando lo do per sedone, Guarda Sir Pentolone In realtà La mia idea di live No a parte che me le faccio sempre autoriprese ma, ma ho sempre fatto le Earl così, quindi non, non, non voglio affibbiare qualcuno, Anche perché è una live mia sul mio canale, quindi magari l'altra persona non ha neanche voglia di fare la live con me. Quindi ci sta anche che si creano quei tre metri di distanza dove l'altra persona si mette a magari girovagare e fare foto. E io sto un po' più indietro a fare le live. Cioè, almeno quando io ho fatto live nei miei gruppetti di amici si creava circa questa dinamica. E soprattutto, in realtà, quello che vorrei fare è sederci a un tavolo. Puntare verso di noi il, um, il telefono in un posto all'aperto dove non si disturba e mangiare. E fare tipo. Magari portiamo una serie di cibi di street food al tavolo e ce li assaggiamo. Per me sarebbe il sogno. Ed è partita una donazione! Ho sentito! Uh, guardo un attimo il volo, non avevo. Uh, perché dovete sapere che c'è una cosa diversa per contro le animazioni che su Streamlabs. E guardo subitissimo al volo Recent events Eccolo qua. Grazie, Sior. Scusa il disturbo, volevo richiedere i pupazzi per me. Davide, quello che stava malissimo in metrica per oggi. Uh, Davide, quello che sta malissimo In che senso, Sior? Me lo puoi ricordare? Lo facciamo a fine live. Così non interrompo il flow di Seoul. Va bene comunque, nessun problema, Sior. Però non ho capito il Davide. Ciao Ben. Buon colloquio. È più comodo trovare quel posto dove tu che si diventa pazzi o in No, ma poi immagina la figura di merda di farsi rimproverare in coreano. in un, Cioè, io mi sotterrei dalla vergogna. Devo mettermi uno di quei tavolini aperti. Mamma mia, ma guarda sto palazzo. Ma guarda sto tizio seduto. Ma guarda sti alberi. Mamma mia, mi piacerà tutto di Seoul, Lo so già. Lo so già. questi pazzi. Ecco un giorno, quando sei andato già a Seoul per due o tre volte, e poi ti metti a fare queste cose. Perché diventi matto, secondo me. Dopodiché, eh, ci sono questi posti, ragazzi, vi giuro, ci sono sti posti che non hanno senso. Quanto cazzo di spazio hanno? Guarda qua. E io sono sicura di aver visto questo posto in un K-drama. Ho visto, io guardo vagamente dei K-drama. Ma è oggi il tuo compleanno, sì, non ho capito o di Davide, io sto qua niente. Non mi piace mangiare, ho sempre ti voglio fare la giunta sul tavolo mentre mangiamo. Sì, perché almeno in due si, si parla si commenta il cibo, capito? Cioè, non è che io vi faccio. La... Mm, mamma mia, i tacos di Hello fresh. Porca troia, che buoni! Mm. Penso che Sior si chiami Davide. <ride> Secondo me, Sior non è il suo vero nome, Robby. Scema io. Scema. Direi entrambi, anche se sono la stessa persona. Auguri, sì, oh, scusa, non avevo capito niente, pensavo li stessi richiedendo tu, ma per qualcun altro, pensavo che il tuo amico Davide usasse te per far arrivare a lui più pazzi. Bent'auguri! posso un Auguri, uh -huh. sì, alla fine del piccolo itinerario andiamo anche di più pazzi. Mm, minchia. Allora, a parte questi posti fuori di testa, Lotte World Tower, eccolo qua, ci sono un sacco, ma un sacco, un sacco di posti per fare um, caffè hopping, credo si chiami. Praticamente quello che ti consiglio di fare in Corea è saltare da una caffetteria all'altra a provare tutto, perché ognuno di questi caffè non solo è bellissimo, ma si impegna un casino per fare. Il cibo più bello e aesthetic che poi magari non è sempre buonissimo, ma è un consiglio che ti danno ed è quello che faremo: di saltare da un caffè all'altro. Cioè, tipo, esci da uno, entri in un altro, esci da uno. Così provi tutto ora, io non sono una persona che eh, ha fame. Eh, così tanto, cioè, a me ogni due ore al massimo mi riparte la fame. Quindi, se mi tappo, fine. Non è che posso mangiare, cioè, non mi viene da mangiare così tanto, a meno che non sia la polenta, tipo o a cena. Però sti posti sembrano incredibili tutti. Ne ho segnati un paio che sono incredibilmente estetic da fuori anche. Cioè, guardate, sta io non ha senso. Io non so neanche se si può entrare senza prenotazioni in sti posti. Ma se ci accettano a noi, non lo so, ma guarda che roba! Ma guarda che no... Ecco, se, se questi posti avessero necessità tutti di una prenotazione mi metterei a piangere, quello di sicuro. Perché non so come si... Cioè io manco in Italia riesco a prendere il telefono e a prenotare. Perché mi vergogno. Eh, però dovrei farlo in questi posti. Ne... Sembra che ne valga molto la pena. Guarda, ma guarda che bello. Ecco, l'idea è di fare... di saltare da un caffè all'altro per vedere tutte queste cose. Siamo sicuri che il prancing sarà sempre con me. Ragazzi, ma finché non me lo devo preparare da sola... Ma io sono a posto, io il pranzo lo devo comprare. È perché l'ho fatta così? Hopping, da una caffetteria all'altra. Dopo tutto il giorno, con quella caffeina morite. <ride> tu non conosci Chiara forse. <ride> tu non sai quanta caffeina quella donna può tenere nel suo stomacchino, dove non fanno. ci sono dei posti dove non fanno entrare gli stranieri. Allora, mh, vabbè, il discorso eh, sull'accettazione sul razzismo, lo facciamo un'altra volta. Però ti chiedo, Sadrama. Come li riconosco questi posti? Cioè, mi devono guardare gli occhi e cacciare? O c'è tipo... Mh, Trump barrato fuori? Oppure... Ci sono coreani? Sì? Io, no, tipo... Tipo il, il bivio dell'aeroporto per il passaporto. Una roba del genere. Ci sono i cartelli? Grazie mille, ma no turisti. Madonna santa, ok. Magari, una, cioè magari uno non parla coreano, ok. Però se uno parla coreano ed è straniero non può entrare. Che bruttina. Come... A me non... È oggi il momento in cui giudico Questo invece è un caffè eh, Però è dentro un edificio Non me lo fa vedere però ho visto su Instagram Questo è un fiore eh, Dove si può entrare e, e poi ci sono i vari posti Tipo eh, Myeongdong eh, Street Dove praticamente c'è tutta Tutta la strada che è street food Tutta quanta Non mi ricordo in che punto Mi pare però um, Mienong che tra l'altro è il quartiere dove andiamo noi a, a dormire. Quindi pare che ci siano tipo qui, mi sembra di aver controllato su internet, mi sembra in questa strada o in questa, non mi ricordo. Eccolo qua, tutto street food, tutto, tutto, tutto street food. Ma non vedo tavoli, quindi forse non so se è come in Giappone che non puoi mangiare camminando. Però a quanto pare tipo pieno di street food uh, sia qui. Che um, in altri quartieri Ma questo in particolare Mi interessa particolarmente Perché sembra proprio tre, pieno Scatta l'allarme ah, Soprattutto nelle discoteche Alcune sono apposta per i coreani Madonna Il cartello con Trump vale ovunque mica sono in Corea Sono d'accordo mm, Esatto, mi sembra tanto il bollino tipo il cane Chiara è fatta al 70% di caffè Guarda che si sì, è eh. Buon pomeriggio Ella, sono arrivata ora, sono andata a prendere il è bellissimo Elav, please, droppami i ristoranti, vi prego Vi faccio vedere i ristoranti che ho scelto Allora, il nostro ristorante sarà la vita e la strada Quindi la strada pedonale, ecco qua, questi sono i posti che ho segnato Di e Yong, sarà il posto dove noi mangeremo più schifezzine per strada, praticamente eh, Mamma mia <ride> Mamma mia, quante foto farò di cuni in giro No, Cuni era in Giappone, non a Seoul, mi sa. Però mi sembra che lo stile di mascotte sia più o meno similino a molte cose che ho visto in Giappone. Vedremo, vedremo. Gaspu. <ride> Ciao, Natsu, buon lunedì a te. Vabbè, razzismo, classic essere umano, scatta l'allarme. Puoi mangiare in strada tranquilla. Oh, meno male, grazie mille. Io ho provato a farlo in Giappone. Ehm, mi hanno rimproverato coetanei, cioè coetanei, persone che conoscevano la cultura giapponese e mi hanno detto "Guarda che non si mangia mentre al massimo ti devi fermare e mettere in un angolo, non puoi mangiare mentre cammini". Mi rubano il chic. Mamma mia che ansia è quel coso. Guarda, questo è quello che mi aspetto la vita, lash, ma soprattutto le bat bomba, soprattutto la vita. Guarda qua, io voglio mangiare per terra. Io voglio spalmarmi per terra e mangiare l'asfalto. Questo voglio. Voglio che le mosche entrino nel mio panino. Mamma mia. Raga, io amo. Amo sta roba. È eh, lì, è tutto rosso. E non posso tirarmi indietro. Io questo devo fare in Giappone: aprire una live e mangiare piccante. Questo, non posso tirarmi indietro di fronte a questo spettacolo. Ma guarda che figata! Non puoi mangiare cibo e basta. No, devo sentire la via. Devo sentire la strada. L'olezzo, L'asfalto e mosche. Non, puoi non potrei mangiare niente. Niente. La cosa rossa, rosso tutto. ma Madonna Robin, ma che bei posti andrei a vedere. Sì, Natsu! Mi sono fatta un piccolo itinerario, ma sarebbe fighissimo a scoprire altri posti dove mangiare. Mm. Mm. Si caccano fiamme. Quindi, in questa strada faccio il pieno. Poi c'è un Pig Restaurant 2, Sequel, evidentemente. Questo me l'hanno consigliato. Me lo sono segnato perché qui fanno una roba super organizzata di barbecue dove hai la robina per, um, per la carne, ti portano le salse in questo modo, ti mettono la zuppina nel mezzo. Io non so neanche in che ordine va mangiato tutto questo. Probabilmente mischierai tutto in un piattino. Però sembra veramente un posto incredibile. Cioè guarda che roba. Tutto voglio mangiare qua dentro e quindi probabilmente mi metto cioè questo l'ho trovato per i fatti miei e vedo che ogni tavolino ha questa cosa, quindi sembra abbastanza facile come situazione. Le hot pot, yakiniku, le hot pot sono le shabu shabu, mi sembra che siano quelle giapponesi dove cuoci bollendo. Qui invece è barbecue. Rubo ho capito, ma che fame. In Giappone c'è una roba simile. Allora, quello che so è che così. E questo è il BBQ coreano: quando fai le cose alla piastra, mentre in Giappone le fai nel brodo. Mi sembra che fare questa distinzione è come dire um, a Bergamo hanno fatto la polente in questo modo mentre a Trieste hanno fatto i canider non so mi sembra che sia giusto attribuire a ognuno il suo però sto posto sembra incredibile e se vuoi mangiare del BBQ coreano devi andare in bei posti ha anche ottime recensioni in realtà quindi poi c'è il Gwangjang Market che è un altro posto di mamma ragazza tornerò con 8 kg in più ma non me ne frega niente li perdo tutti camminando questa è la mia cosa preferita i mercati al chiuso eh, ci ho lasciato il cuore in quello che ho visto a Barcellona. I e anche, attenzione, anche a Malmo ce n'era uno stupendo eh, dove abbiamo mangiato roba buonissima. I mercati al chiuso hanno un fascino ai miei occhi che non riesco a, a comprendere. Non so come mai. Questo, anche se piove. Fortunatamente possiamo rifugiarci qua e non c'è nessun problema perché come vedete è pieno di vetrate e non c'è modo di bagnarsi Ma proprio il fatto di, di prendere roba e sedersi in mezzo a tutto questo movimento Boh, mi piace un casino Veramente tantissimo, è pieno pieno, tutto stipato e per me è un fascino che non mi spiego È troppo bello, è al chiuso Quindi questo è un ottimo posto, dobbiamo tenerlo molto in considerazione E qua ci andremo sicuramente a mangiare un bel po' di robe Poi non sapremo quali perché noi andremo lìremo, ma tu che prendi? Boh! Tu che prendi? Boh! Prendiamo tutto! L'idea di un mercato al sole e è meno attraente del mercato al chiuso. Guarda, è tutto piccolo, tutto al sicuro. Non lo so, mi sa di protetto così. Uno di tutto. Fanno vedere le cose che cucinano, capito? Ne fanno davanti, Tutti i siedi e qua te le fanno. Cioè ti schizza l'olio sul naso, bollentissimo, 8 kg di gioia. Tra e Giappone robi buone mangiate. Haha! <ride> La dieta, what? Cos'è la dieta? Che prendi tutto <ride> Ma porca miseria Basta Ogni volta che do un morso Cade un chicchino di mais Prendiamo tutto Mi piace Yes mm. Provate anche la buda e jai Che anche in posti in cui la fanno All you can eat. Ma io non conosco posti All you can eat a Seoul Vediamo un po' Allora, All You can eat a Seoul. The Garden Kitchen. All You Can eat Korean BBQ. Oh, oh. The Terrace Grand Hyatt Seoul. Vediamo questo posto. Allora, The Garden Kitchen e. Um, ok. The Garden Kitchen e The Terrence hanno uno scatafascio di recensioni. E sono due All You can eat, sembra. Alcuni video interessanti Niente, è finita Serie. Allora, oggi cosa devo mangiare questo Qui ho mangiato ravioli e al kimchi fatti da una signora carinissima Ah, e love Quindi ci si va per forza Com Consigli questo mercato Si mangia bene? Bene, se uno mangi Volentieri softcore Allora Vediamo che offre questo posto Minchia, ma se è buffet è anche meglio, forse, no? Così non devi proprio comunicare, devi parlare alla Io Mi vergogno a comunicare in inglese con gente che magari non apprezza che gli parli in inglese. No, raga, questo è buffet. Però il posto mi sembra un po' asettico. Cioè, mangerei bene, però mi sembra di essere, boh, al ristorante giapponese dietro casa, non lo so, è un po' asettichino, non lo so. Però lo terrò in considerazione The Terrace Grand Seoul Invece anche questo sembra buffet È una terrazza? Questo Oh Ma questo è un hotel Porca miseria Questo è interessantissimo Però sembra un hotel Non so se io posso entrare Costerà uno sfucilata di soldi questo posto Sì, sembra proprio un hotel Forse se non sei Let's bet e non impareranno sto cazzo di S da Stinks, grazie le 30 mesi, Robby, la mia resabbe stagionale, quanto un parmigiano. Ti mangio allora, S. Ti mangio, Ogna? Ah. Mm. J Lo consiglio, evita l'olio di punta. È davvero strapieno e quasi non si cammina. Ci facciamo colazione. No, ci cioè andiamo la sera tardi, magari. Per ora di punta intendi tipo pranzo? Sì, grazie. Software, grazie mille. Allora, so posto è posso immaginare quindi, um, Food you must try in. Allora, Korean food: 45 piatti da provare in South Korea. Ok, andiamo a vedere. Visitare il è bellissimo. Se ci vai per poco, ti consiglio queste cose. Carinissimo. Dove sono le mie foto? Allora, il banchan Collective team of family small dishes served with kimchi Oh, tutte queste cosine piccole Korean version Ah, ok, sono tutte... Ma io amo Il number of banchans in Greece the formality of the meal Allora Questa cena è formalissima Perché sono veramente tantissimi piatti Però mi sembra che il banchan Lo debbano fare un po' tutti Quindi forse non è tipico Forse in ogni ristorante che vai ti danno una serie di piattini con tante cose che puoi provare e se lo fanno io gli dico tutte. Il banchan sono i contorni, ma è incredibile questa cosa, così provi tutto poco, eh, mangi tutto e magari prima che del resto io, io mi riempirei con questa cosa, forse non so se devo dire di tutti perché poi arriva il piatto vero. Ora di pranzo è vero pieno, ricordi che loro c'erano presto alle 20 ristoranti e stanno già chiudendo. Mamma mia come, io come la faccio la mia live alle 8 di sera? Il kimchi non è assolutamente per tutti Anzi, l'ho assaggiato Però ti dirò, ne ho assaggiati diversi Devo assaggiare il kimchi a, um, a Seoul, in Corea Perché quelli che ho mangiato io hanno tutti i sapori diversi E qualcuno era buono Altri no Il bibimbap lo conosco Ovviamente vorrei provare quello originale eh, Quindi già mi so regolare Se mi dicono bibimbap so cos'è Ed è molto buono Soprattutto con la BBQ E poi hanno quella salsa rossa Mamma mia che non ha senso. La shri... mm, mi ricordo. È una salsa rossa allucinante. Il miglior kimchi fatto è quello delle ayum. Cosa vuol dire? In che senso? Chi sono? Ma che nome carino. Il bimimbap. Sai quanto ci ho messo a dirlo giusto? Stagionata che stagionale. Manco sa leggere. Non so manco a scrivere. Sono le signore anziane Elav Le guarderò negli occhi E a seconda di quanto mi risultano anziane Io andrò da loro a, a prenderle il kimchi Sarebbero le signore vecchie del posto le, poche... le signore vecchie del posto No Signora sposata di mezza età Dio sorella Se non è sposata allora, le Guardo l'anello se non fa un buon kimchi poi il Binsu è un uh, ice dessert uh, Che allora, in realtà mi sembra tipo tiramisù Questi sono i consigli che stanno arrivando su Telegram Grazie mille tantissimo dei consigli Uh, bingsu consiste uh, shaved ice with endless variety of ingredients, una infinita quantità di ingredienti come il fagiolo rosso, frutta tagliata, tè verde, cioccolato e altre cose, ma tutte nello stesso. Il più tradizionale contiene fagioli rossi ed è conosciuto come pat bingsu. Il bingsu refers è una versione più moderna. Ah, ma regà, io ero convinta che fosse sta fettina di tiramisu. non mi ero accorta che c'era tutta la ciotola sotto. Questo è lo svuota frigo. È ghiaccio tritato perché a me sembra un tiramisù sinceramente. Però mi ero persa tutto il sotto. Endless red stuff piccantissimo, dessert piccante, devo scoprirlo. Poi il bossam, ah, tipo in ordine alfabetico: bossam è il Korean pork dish uh, fatto con um, ah, il maiale bollito in brodo, bollito non mi piace tantissimo però un sacco tantissime eh, spezie io spero mi spezzino pure la colazione sinceramente um, e può essere servito con una varietà di sides che sono probabilmente il, il piatto che abbiamo, il bisan che abbiamo visto prima è un samdish ogni, dish, uh, dish in South Korea food tipica costume. è con l'alcol ok, ok, queste forse sono le grandi cene che vedo nei K-drama Ok, questo non mi ispira C-Mac Il fried chicken lo conosco Non mi ispira mai il pollo fritto da nessuna parte del pianeta Credo sia bastato Ve lo giuro, non sto scherzando Un morso a un KFC E il mio rapporto col pollo fritto è finito per sempre Dalla nausea che mi ha provocato Ogni tanto gli ho dato un morsicino in giro per il mondo In Giappone, Gatta, ho trovato un pollo fritto molto buono però, raga, vi giro due morsi e io muoio dalla nausea. Io non so cosa che effetto mi faccia il pollo fritto in particolare. Ma io decedo, muoio, vomito, non, non mi piace per niente. L'ho provato, è divino. Ma è tutto olio. È presente quando lo mordi e lo schiacci e nella bocca senti tutto l'olio che esce. A me quella sensazione mi dà alla testa, cioè io svengo. Ghiaccio tritato con roba granita. Lo svuota a frigo quando avanza in misura. Il pollo fritto non l'ho mai mangiato. Eh, Natsu, quando siamo andati nel centro commerciale del Gundam, il gatto prendeva anche il pollo fritto. Se no, è croccante e piacevole. Dipende tutto dall'uso dell'olio. Eh, vabbè, ma il KFC. Come fa a essere divino se è pollo? Mm. Wow. Ottimo. Poi, il kwentanku, chuentang. Chuentang riferisce a una... Uh, zuppe. Vedi che è tutto rosso, è tutto rosso Non so se state vedendo questa palette Tipi, guarda quanto rosso Tutto di questo colore il cibo uh, fre Fresh water mudfish Ah, una zuppa di pesce bollito Nell'acqua finché non diventa tenero E viene um, Poi gli vengono tolte Tutte la, la pelle e le ossa Solo dopo, mamma mia Uh, poi lo bolliscono di nuovo. Ok, una zuppona gigantesca con un sacco di cose. Non mi ispira questa col pesce, ma le zuppe devo provarle. Ganjang Gejang jejang, jejang, kanjang e Many Koreans. Ultimate South food. Oh 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 Ok, ok. Che cos'ha? Allora è un piatto coreano con granchio marinato nella soia. E per farlo i granchi sono uh, puliti e messo in un Earthenware earth we, Croc for a beard, Ah ok, vengono tipo messi in salamoia Earthenware earth Croc, vi giuro, sembra una mossa dei Pokémon Earthenware è tipo un terremoto magnitudotto una um, soia marinata con lo zucchero, olio di sesamo, scallions, non solo, zenzero, l'aglio, red, chili pepper. Cioè questa roba, ok, deve prendere tutto quanto nel momento in cui per sei ore rimane, lì deve ciucciare tutto. Ed è granchio. Huh. Il granchio non lo mangio spesso. Un'ora dopo viene tolto dalla marinata, ribollito di nuovo e, e poi di nuovo versato dentro il granchio. Ok, è una cosa che viene fatta diverse volte. Cioè, continuano a fare. Marina, rimetti, Marina, rimetti e poi te lo mangi. Mangiato freddo? Però dicono tutti che è buonissimo. Oh, devo provarlo. Scanna sì, il cipollotto verde. Amo il cipollotto verde. Fate occhio se mi viene quel piccante, perché poi se lo trovate pure in piatti non c'è scritto perché lo mettono ovunque. Sì, 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 hai ragione e starò attenta. Però, Chiara mi ha lanciato una sfida. Non posso assolutamente tirarmi indietro. Il granchio è crudo. Ma non credo lo bolliscono otto volte. E <ride> io devo lo buongiorno con la sabbia. Il caraggio è buono da morire. Uh, Ok. Peccato perché, per quanto ne viene il pollo fritto Coliano. pollo e birra per la precisione. Che sfida ti ha lanciato? Di mangiare lì, fine. Ok, il Korean BBQ, questo ce l'abbiamo Molto buono, molto grasso Il Gomtang Oh, qualcosa di verde È un Korean Beef Bone Soup Oh, questa è la zuppetta che fa bene alla tua salute Nel, nel caso ci prendiamo un raffreddore a Seoul e mangiamo questa È fatto um, by, Mettendo varie parti um, della carne Come le costole, le cosce, le code la testa, le ossa, mamma mia. Ok, il <ride> eh, lungo processo di scimmeramento crea una un brodo ehm, lattiginoso simile al Seolong Tang. Non so cos'è, lo aprirò al volo. Ok, che è più dopo. Guarda che paletta già grigina. Il riso è aggiunto alla zuppa e ehm, puoi mangiare. Puoi mettere le spezie nel brodo, eh, quali cipollotto e sale. Questa è buona, l'ho mangiata bellino per caso. È una zuppa di ossa e avanzi. Allora, potrei provarla. Spero non ci sia dentro niente che mi impressioni. Perché se vedo qualcosa che mi impressiona, io non riesco a mangiare, purtroppo, anche se è buono. Il concetto lo mettono anche nei cereali, probabilmente. Ah, buon appetito! Pff. Non mi ispira per niente. Sarà il colore, ma io sono un amante delle zuppe. Delle zuppe da morire. Tutte parole inventate, comunque. Ma certo, ma certo, inventate da loro. Perché è coreano. <ride> un caravere disdossato. Beh, però, è quello che fa il brodino di pollo. Lo facciamo anche noi. Oh, guarda qua che thickness. Questa salsa nera della morte e del destino. Questo Jean, Jean Miao. ragazzi la mia pronuncia sbagliata non vuole in nessun modo scimmiottare la parola in sé, è che non lo so leggere, evidentemente non sono brava. Ciao Felix, domani vado in Corea del Sium. Ma certo, ma certo, <ride> sì, Felix, come stai? Mi hai fatto ridere. Sì, ma non mangi anche le ossa e tutto il resto. Ma mica le mangio qua, le lascio lì che marinano, credo. Posso bannare, Felix? No, è una battuta molto divertente la Corea del Sium. Um, ok, anche questo mi interessa. È thick handmade. Um, sono praticamente degli spaghetti molto spessi, fatti a mano, uh, con una salsa molto pesante, fatta dal chunjang fritto, che è sweet bean sauce, ok? Uh, salsa di soia oh, c'è cioè il maiale invece dopo... ma tosta salsa sembra incredibile sembra incredibile uh, è stato inventato in ristorante cinese uh, ok il Jia Mong Museum per aver creato questa cosa è un creata uh, black day non fece l'on di un tiro vivore in corea corea and me men and women originally existe in 2010 why day done the black world ok ragazzi sono triste posso capire Posso capire Rauros grazie di se 17 mesi Bella Seul prende appunti Che in voglio andare anch'io Se la mia esperienza a Seul Da autodidatta Con il nostro itinerario Dovesse andare a buon fine Sarà mia premura a condividere tutto quello che ho fatto E in che giorni E così potete scoppiazzare A me piace anche soltanto l'idea Di perdermi in un quartiere Per una giornata intera Per me non è mai tempo sprecato a me viene l'ansia solo a pensare di dover utilizzare al meglio delle mie capacità quei sette giorni per vedere tutto. Una roba del genere non mi fa purtroppo godere niente. Quindi anche solo piazzarmi in un quartiere ed entrare ovunque per me è stata un'ottima vacanza, ve lo giuro. Perché forse è così che si scopre una città, non lo so. Eh, vorrei avere il tempo di vedere un sacco di cose. Una cosa che vorrei fare strana, però, è tipo quelle attività che si fanno in montagna, che puoi fare solo a Seul. Tipo andare a toccare degli animali che vedi solo a Seul, se sono trattati bene. O salire su una montagna famosissima di Sud Che però ti deve organizzare col tour, capito? Quelle sono cose più complicate Che non faccio solo perché sono disorganizzata Una salsa pesantissima Japchae Come il kimchi E il bulgogi Il japchae è uno dei più popolari piatti in Corea Servito come contorno È dolce e acido Ehm... Ah, sono i noodle di soia, mi sembra di riso di soia, quelli trasparenti, fatti con um, dei noodles tipo le patate. Ok, è tipo, um, tipo del ram Si, sì, ho capito comunque. È un piatto che ordino spesso, però devo assaggiarlo ho fatto bene in Corea. Già c'è una dish and become buono, vediamo proprio le cose diverse. Ok, questo è per le occasioni speciali, però, tipo i matrimoni, tipo i compleanni e tipo le vacanze. Io vado in vacanza e quindi me lo vado a mangiare. Non ho né nel il tempo né la compagnia, malgrado del pensiero. Ma certo, figurati, ma ce l'avrai il tempo. Ciao Robby, buona seulata. Ciao Sammy, grazie mille. Nudo se verdure, esatto, esatto. Poi, giucumi Uh, io sto cercando, ecco, forse sono questi, questi pezzettazzi di roba bianca che io vedo in TikTok che si bollono in questa salsa rossa come l'inferno e che poi filano. Sembrano stick di mozzarella, vorrei capire cosa sono e come si chiamano. Uh, sono octopuses, marinated, non dite niente. Uh, Inarea dice: Ok, questi sono uh, polipi. Quindi non è quello che mi aspettavo. E il polipo non mi piace. Il polipo è durissimo, non so se lì lo fanno meglio. Ma quando lo mangio io, mi viene da vomitare col pol polpo. Purtroppo, um, ah, questo è troppo piccante per essere mangiato anche da chi sopporta. E eh, voglio vedere chiara, uh, considerato piccante pure dai coreani. Mamma mia, sfida! Se batte le cose, ma questo abbiamo già visto? Sbaglio. L abbiamo visto tipo di sopra. Ah, questo lo conosco! Coreanduno il perché l'ho mangiato in questo posto coreano a Milano È praticamente dietro al Duomo, ragazzi. Questo sono dei ravioli con dentro della carne ed è una roba immensa, gigantesca, non finisce più e tu mangi questo brodino con questi ravioli che si è incredibile, sto piatto lo conosco. Quindi lo voglio mangiare originale. Secondo me è il polipo, mi viene fame. Buon lunedì Sammy, quanto sembra Questo è incredibile. Il kimchi, eccolo qui. Il kimchi è il most representative. Devo... So cos'è, so come si fa, so anche come si prepara in realtà, perché ho visto un sacco di video di gente che lo fa, perché mi piace vedere video di gente che prepara, poi non mi ci metto mai. E, um, sappiamo dove andare a mangiare. Ma ti dico l'indirizzo, Larry can. ci può andare quando vuoi, io sarà la quinta volta che ci vado, ci ho portato anche Roberto. che sia finito un litro e mezzo d'acqua è un problema. Devo andare a prenderne un altro. Allora, McGolly è un coreano. Alcolico. Mmm, allora. Non credo di volermi ubriacare in Corea. Non voglio neanche usare questa cosa. But magari l'assaggio. Uh, magari... che vedete: Old alcolic beverage in Corea. In generale, non sono molto fan degli alcolici uh, così, cioè, a meno che non sono cocktail. Non sono fan tipo del sake o cose del genere Però vediamo Un assaggino si può fare uh, Gnocchi coreani voglio per esempio Ma io sto aspettando l'immagine di questi stick uh, Che non riesco a trovare Poi c'è Ah questo ve l'avevate suggerito voi oh, Questo Questo sembra buonissimo C'è un'altra versione di noodle in brodo Ma questi sembrano incredibili e come il popolo di del 13 36 non lascia il tuo sin di voi mi mange eyet brodo ghiacciato? Ma è freddo? E si mangia senza tagliare i, i noodle, quindi te li mangi tutti interi e, e poi li tagli coi denti. Ma I said, bro, ma in che senso? Il candischi sui muri, oh eh... Si capisce il livello di caldo dal fatto che non è stato in camera tutto questo tempo e non abbia rotto le scale, manco una volta è sciolto sul pavimento. Vabbè, a parte che mancano teoricamente due ore alla sua cena. C'è il ghiaccio dentro, ma io non lo voglio freddo. A parte, vabbè, sarà caldo, però ma, che, ma il brodo freddo, no, se hanno la tolleranza dei giapponesi, non riesci ad ubriacarti. Ah! Non, non so che tolleranza ho, ma in generale. Ciao, Misaki! Il kimchi tornando sempre come contorno. C'è anche un posto che fa la zuppa di kimchi maiale, soffcore. Ho visto la tua lista, poi vado a guardare la zuppa di kimchi. Sarei curiosa: perché la consistenza del kimchi che a volte mi frega. Non tutti i kimchi che ho assaggiato sono stati tipo. Uh, però alcuni tipo. Uh. <ride> Se poi vedi caparezza che ti fa delle domande. Hai esagerato. Ciao, K. Mi manchi. Stirve due chop e Oh, devo balzare tutti quelli col polipo. Raga, saranno le ventosine. Saranno le piccole ventosine. Ma immagina di mettere in bocca questo tentacolino e una ventosina ti si attacca alla lingua. E devi fare... Oh, oh no! Dai, che impressione, madonna. Poi non capiterà mai. Ovviamente, perché le ventosine sono troppo piccole. Però anche solo lì de... Ciao Sandrettino come stai? Se poi vi Caparezza Parezza che ti fa delle domande, hai esagerato. Poi, Aeval Python. Uh, zero totale, non mi inter... Oh, ok. Però o sono tutti interessanti o non è nessuno interessante secondo me. Eh, vuol dire ginseng chicken soup. Oh, quindi non di maiale ma di pollo. Ma posso andare di zuppe calde a luglio, secondo voi? Me le servono, è legale, perché io me le berrei tutte. Magari faccio, regolo anche un attimino la temperatura corporea interna facendo questa situazione. Però mi ispirano tutte le zuppette, ma tutte. Io bene, Sandrettino, perché parto? Io quando Robi mi racconta di Capanapoli. <ride> io quando io mi racconto di Napoli. Te le servono sempre, lo fanno proprio di proposito d'estate. Ah, a posto, va benissimissimo. Allora saremo amichetti di zuppette. Mentre Chiara va a fuoco e impara, non lo so, il sesto senso, il settimo senso e impara il senso della piccantezza, io vado di cille col brodine e le bredine cottine. Così lei va a fuoco, io invece mi curo. Eh, tradizione, questa, questa la voglio. Qualsiasi cosa sembra una zuppa. Bello questo elenco, comunque me lo devo tenere sotto mano. Questo è altro polipo, vero? Eh, eccolo, no, madonna, il sashimi, non solo è polipo, ma è pure è crudo. Ma uh, questa è quella della gente che se la mangia intero. Secondo me, no, 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 potrei morire. Oh, questo piatto con la palette grigia che l'ho visto prima, devo sapere. Allora, Seonong Tang è un traditional Korean ox zuppa. Di, di, di ossa fatto col brisket e altri tagli di carne, ok quindi misto. È un comfort food in Corea e si fa bollendo la carne, eh, le ossa, delle costole, della coscia, del, per un sacco di ore, anche un intero giorno, per gradualmente estrarre il sapone, del, il sapore dell'osso. Uh, questo lentissimo processo uh, trasforma il brodo in una consistenza molto nuvolosa e dal color del latte, perché sono le ossa. Ok, forse non sono fan delle ossa, però. Forse sono più fan della carne, But Non lo so se le ossa. Eh, e poi puoi condirlo come vuoi. E sul... Bun... Uh, polpo Roberta, polpo. Polpo. Polpo... Oh, oh. E polipo cos'è invece? Chiara a fuoco. Roby Glue. Sì. sì, 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 uguale. Prete andate in Corea, fa... spesso sfondate il cibo, gli chiederà assolutamente quel consiglio. Io non ho il suo numero. Devo chiederlo a Chiara. Oppure glielo chiede Chiara direttamente. Se piove ci sta Robby ti chiedo scusa Rompi pare tremendo Questa cosa mi dice Polpo il polipo è un altro animale non commestibile Chiedo scusa vado a fare le penitenze Ma questa cosa è incredibile Io non la sapevo mica uh, Polpo polipo Vediamo che Differenza fra polpo e polipo Impariamo cose Allora Ma che cazzo Vai Allora Polpo e polipo sono la stessa cosa Oh va bene dai Questo sono io che allora, vi siete mai chiesti se esista se sì qualsiasi differenza? No, ma ora che mi ci fate pensare, o adesso me lo sto chiedendo, nel linguaggio comune spesso li confondiamo, eccomi qui. Um, sono due termini che indicano, indicano organismi marini completamente diversi tra loro. Siete curiosi? Mazza! Ecco le differenze fra polpo e polipo. Spesso sbaglio. <ride> ci per un zuppo! Ma no, ma che bella Quest è questa emoticone! Stupenda! Io pensavo fossero sinonimi. Io pensavo che polpo fosse polipo per gli amici, capito? Un po' abbreviato. Gli togli quella lettera in più che basta per chiamarlo velocemente. Il polpo polipo è l'organismo che forma i coralli. Eh? Ma è bellissima questa zuppa, è di. Uh, Polibrodo CX. Polibrodo CX. Oh. Però è bellissima, è bellissima. Be Meravigliosa questa cosina. Però non so di chi è. Uh, ah, ma che, ah, ma poli, ah, ma polipo, ma certo. Chiaro, poli o polipo? Ecco un altro sinonimo. Il poli si può mangiare? Scopriamolo qui. Allora, non fare come aranzulla che mi parti da. Ma cosa, come sono nati i polipi? siete mai andati in un sito di aranzulla? Ciao, Ferdi, buonasera, polipo, ehm. Um, il polipo è il piccolo della medusa. Ma è che guarda che arriva è troppa. Ferdi, una curiosità su diamante o oh, perla. Se vuoi, non voglio farlo a comando, però mi diverte quando flexi. Ehm, Siete mai entrati in un sito di Aranzulla che tipo... Uh, non riesco a uh, ricordarmi dove ho messo, che ne so, i miei post archiviati di Instagram. Ehm, Aranzulla fa...

perché il PC è morto? Aranzulla, ma che cos'è un PC? E da dove deriva la desinenza del PC? È bravissimo a fare chissà come ha, che essere altissimo ha preso alla maturità. Nell'estate del 1984, esatto, poi poi tutto ha senso adesso. Ci sono andato per causa di forza maggiore, purtroppo. La prima lastra di Arceus trovabile in game in ordine cronologico è dietro la stadio di Stato e Palche a Devanopoli, Lastra Draco, ma non è la più vicina allo Spawn Point, che è quella nel corridoio a destra dell'antico chateau Lastra Bacco. Wow, bravo Ferdi! Incredibile. Secondo me ti droghi per conoscere queste cose. No, non è vero. Piccino in caso di alzare vuol dire porco cacchio di mille cose. Esatto, meno male che è finita così la frase. Um, allora, differenza tra polpo e polipo? Ci siamo, sto per scoprirlo. Conosciuto come piovra? Comune un mollusco cefalopode. Appartenente alla faia? Oh. No, mi rifiuto di leggerlo. Il polpo è un animale. Perché ho paura che mi escano bestemmie. È un, un animale incredibilmente intelligente. Ha due occhi, tre cuori, sette o tre cuori, due file simmetriche di ventose, caratteristica che lo distingue dai più piccoli muscardini, che hanno una sola fila di ventose. Cosa sono i moscardini? Moscardini e polipi. I moscardini piccoli. <ride> Ma io pensavo che questi erano i polipi piccoli. E invece si chiamano i moscardini. Cittadini di mosca. Come li riconosci? Sono piccoli come un mignolo. Ecco come li riconosco. No, qui sono morti. Torniamo indietro quando sono vivi. Dove stiamo andando a finire? E io devo capire cosa vado a mangiare. È un polpo! Ho sbagliato, polpo! Polpo, 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 polpo che ha la polpa. Un sacco di polpa mangiabile, come tutti i suoi otto cuori. No, ne ha solo tre, ok? Che comunque sono tanti, vuol dire che poi andiamo così tre volte. E pur PTL... Pitiel... No, non so cosa hai scritto. Non, purtroppo, Ashtme, io non so il francese. Il polipo, invece, non indichiamo un singolo esemplare, ma una serie di organismi appartenenti al filum degli... I polipi sono animali acquatici di diversa taglia o oh, una forma di questi di cui fanno parte. Anemoni di mare, ma madre poi ancora, sì, ho capito, ma la, la parola è praticamente identica, però effettivamente sono completamente diversi. Come pulire un polpo? Un attimo, prima fammi di scoprire. salve, arrivederci, mangiamo. Si distinguono in base alla forma, alla dimensione. Alla... Ora ho capito. Ricordati un polpo al cuore. Polpo alla gola. In effetti noi c'è un polipo alla gola. Sarebbe strano. Zero cane Non si riferiva al polipo. Invia esatto, i polpi hanno la polpa. I polipi la polipa. Giustamente. <ride> ah, in napoletano i muscardelli li chiamano polipetti veraci. Ashteme, ora che mi sono accertata che non sei un bot in russo, torno indietro a leggere in napoletano cosa hai scritto. E pur PDL veraci Sì in effetti ha senso <ride> Grazie grazie Scusami così senza contesto È che Ashton, di solito la gente quando arriva nel mio streaming Ma scrive per esempio per la prima volta A volte sono tipo bot Che scrivono ciao mi fai vedere le tette Ciao iscriviti a questo canale Oppure cirillico direttamente Proprio senza neanche una presentazione Quindi a volte vado coi piedi di piombo Prima di accertarmi Che tu sia una persona vera che sta sul flow Capito? Lo faccio pure io. Non scrivere Cirillico per cortesia. Cirillico! Ah! Cirillico! Sarebbe già stato cancellato. Era palesemente napoletano. Non è vero, voi mentite. Ora esci il link della maglia, buon gustaio. Eh, questa l'ho presa una Gamescom. Purtroppo non ho il link della maglia perché era un negozio fisico a Gamescom. Però era molto bello. Non esiste più quel negozio. Eh, peccato, eh, la, la rifarò io io non ho ancora trovato gli gnocchettini. Oh, caspita. Cos'è? Questi sono scarafaggi. Cos'è? Silkworm larva, eh. Isn't the pristine Non è il più carino dei cibi, ma tu dici? Madonna, che impressione! Ma però è molto buono, eh? Guarda, te lo bolliscono pure per essere sicuri, sicuri che muore. In queste cosine di, di carta. E sono molto succo. Mm, che schifissimo. Però, però sembra silkson la parola. Potrei quasi... Mamma mia. Silkworm gnocchettini. Bacchi da seca. Da seca? <ride> Se li e il Silksong esce prima. Lo faccio per la patria. Larve di bachi da seta ti esplodono in bocca 3 su 10. Però esplode seta. E Quindi poi la tiri fuori e fai un piccolo meglio. Excuse me, a portion of Silksong per cortesia. Thank you very much. E poi mi raccomando, lo schiacci ed è succosissimo. E poi dici... Mmm, Lo faccio solo se in ballo c'è una scommessa... Un, un content vario tipo sfida così c'è almeno un po' di competizione per, per qualsiasi altro motivo io non mangerò mai questa cosa purtroppo il ginger e il cherry blow ma ci fanno un festival sugli insetti poi il Bindette doc questo lo conosco è questa roba su, questa frittatina super frittissima che tipo in questo bacilon ecco qui che voglio sentire le mosche le zanzare l'asfalto qui voglio sentire Bellissimo, bellissimo. Eh, un pancake super fritto, super buono. Ho visto tanti mordere questa cosa e far vedere il dentro e sembra eccezionale, ragazzi. Questo lo proverò sicuramente, anche perché sentiremo l'odore. I crispy crablets. No, sono granchi piccoli! Sono piccolissimi, sono moscardini, moscarelli, come si chiamavano, non mi ricordo, però craberelli. Poi il dakocci, lo conosco, sullo street food, ragazzi, senza volerlo guardandomi un sacco di video, mi sono fatta un'idea. Eh, anche questo Anche questo l'ho visto eh, Sono tipo dolcini Questi in realtà li ho assaggiati in Chinatown Che è la fish cake Questi li conoscono Non vedono di assaggiare quelli coreani uh, Se li mangi esce Silksong Ma se esce Silksong giochi a Sekiro Hai ragione È la fine <ride> Ferdi come faccio questo, questo, questo è il, il mio... Questo è in cima alla mia lista. Questa è curiosissima. Però io ho detto che giocava a Sekiro se usciva a Silksong quest'anno, eh. Attenzione. Non mangiare Silksong. Se mangiassi il Sekiro... Mm. Stiamo guardando il cibo coreano, Ashtme. Perché è la pannocchia. pannocchia questa... Cos'è sta roba incredibile, cos'è? Eccoli, trovati i top bocchi. Quelli che mi avete consigliato, l'avevo le già letto, i top bocchi. Che è difficilissimo. Parlare coreano è difficilissimo. Serve un allenamento incredibile. Oh, sembra un pannocchio, vi giuro. Formaggio, questo è un blocco di formaggio. Ma lo voglio. Lo voglio tantissimo. Ok, Ehm, questo è l'unica cosa nella mia vita che devo provare. P poi, poi la rice cake, questa è al secondo posto, vi giuro. Poi tutte le zuppe. Sono più tranquilla, adesso so come si chiamano. Io lo guardo e muoio praticamente. Allora, questo pare che sia molto piccante. Eh, è uno dei più popolari, è una rice cake che può essere trovato ovunque, ma infatti questa cosa te la tirano dietro, normalmente la mangerò a colazione nell'hotel, eh, va benissimo, non c'è problema, magari mi alleno in hotel per tutta la giornata. È fatto da un, cioè immaginatevi sto gnocchetto super, super, cosa, non come le larve, cioè, immaginatevi la consistenza della larva, ma, non, ma avete la tranquillità che non sia una larva. E quindi questo piccolo tettino squishy che tu mangi ed è tutto tranquillamente reso non c'è niente di organico, nessun insetto, e puoi essere tranquillo. E prendi il sapore della roba incredibile con cui lo cuoci, che può essere più o meno piccante. A guardare questo sembra piccantissimo. Uh, può essere però anche non piccante Perché a volte io ho visto che lo fanno anche con il pomodoro Quindi a volte la rossezza Dello gnocco è solo perché è tipo Gnocco con un botto di pomodoro Annegato nel sugo Quindi puoi trovarlo tantissimo Come street food e non vedo l'ora e, um, e può essere servito Insieme al pollo fritto E giucumi Io penso che a questo punto il pollo fritto lo provo Madonna la rossezza Riso e pesce insieme Roberta, ma io non so che consistenza ha una larva. Meno male. <ride> non questo, quello al formaggio. Ah, questo, questa torre di pisa di calorie, intendi? Ma certo, ma certo. <ride> che buono. Con questo faccio eh, Ferdi, no, non lo farei mai contro Ferdi perché ci tengo. Questo è tipo pane. Eh? Questo sembra una, un marshmallow esploso. Eh, egg bread. Fluffy, loves, oh ma è pane con lo... oh che bello, quindi tu lo mordi ed è tipo con il formaggio ma anche con... quindi è salato, sembrava una meringhetta però questa cosa è salata e sembra stra buona il mio goal è andare, studiarmi queste, mentre sono nelle 39 ore di volo che ci aspettano, e studiarmi di tutti, indicarli e dire il nome. E per ora so Bibimba, fine. Devo imparare tutto il resto. Questione mangiare i venti. Come, come il pane, è saltato? No, però sai, c'è il pane, quello dolce, e questo sembrava proprio... Però vedi che qua esce un po' di uovo... In effetti sembra una roba con l'uovo, tipo un gatto di patate, ma mischiato strano, e quindi diventa un panino ripieno, tipo un calzone all'uovo. Sembra buonissimo. E sembrano piccolini, quindi magari te ne puoi fare tipo due o tre, quattro. O no, il tempo di volo? Ma sai che io in realtà non... ho questa straordinaria capacità di non annoiarmi mai in volo. Cioè, al massimo soffro il freddo, perché oh, negli aerei fa freddissimo, e quindi, tipo, non mi sono portato i pantaloni giusti e devo un po' camminare e poi a un certo punto appena devo andare in bagno io c'è tutto l'aereo in coda ed è una cosa che mi dà sui nervi da morire. Eh, per il resto io mi spacco di film, non vedo l'ora, perché non ho mai tempo di stare per i cazzi miei a casa a fare niente. Quindi l'aereo è la vacanza. L'aereo è mi siedo e faccio quello che a casa non posso fare perché lavoro sempre, mi guardo un film dietro un altro. Ma che lusso! Magari ordino pure un piccolo champagne piccolo. Magari mi sono comprata delle patatine prima di salire sul volo, via, vacanza. Sti viaggi di volo infiniti. sei preparate qualcosa a giocare e vedere, Ferdi, non ti sto prendendo in giro. Allora, Ferdi, 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 ho una cosa che ti devo fare vedere assolutamente. Proprio tu, Sì, 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 proprio tu, anche lei, ricca in realtà, ma soprattutto Ferdi. Allora. Mi sono portata roba da fare, eh, ma soprattutto da vedere. Spero che mi reggano le cuffie. In questo caso, è l'unica cosa che mi preoccupa: è che non mi bastino le ore di cuffie, perché le cuffie tengono solo quattro ore. Eh, praticamente, ehm, queste sono le cose che mi sono scaricata: che vedrò in volo, no? Così, eh, guarda qua. Guarda qua. tutto di Olaus, 37 episodi, e tutto DuckTales, 60 episodi, e poi altri due film che non ho mai visto. Ah, poi c'è questo incanto che hanno fatto dal vivo all'Hollywood Bowl. Ho visto delle clip, non vedo l'ora di vedermelo tutto tutto, e poi un paio di documentari Disney perché mi piacciono un sacco i documentari Disney Plus su la old Disney quindi le vecchie glorie che raccontano e fanno vedere cose, tipo ci sono i fratelli Sherman che sono i musicisti i Holly che sono gli animatori e poi Strange World non l'ho mai visto e non so di cosa parla e quindi voglio vederlo non, non, veramente non ho mai sentito neanche chi ha fatto il film parlare del film forse loro si sono scordati del film e ho scaricato tutto DuckTales e Olaus, House eh? Prima di DuckTales che The All House, che Disney Plus ancora non messo gli ultimi. Guarda, prima DuckTales, che e Disney Plus non hanno ancora messo gli ultimi episodi di The All House. Allora, senza spoilerarmi niente, io ho letto che l'ultimo episodio della stagione 2 si chiamava Finale ultima parte. Non so se a questo punto hanno messo l'ultimo episodio, effettivamente. Uh, spero di sì. The All House è am Amphibian Top, che dire? È Hai visto Nimona su Netflix No ma sto vedendo un sacco di gente Che dice miglior prodotto D'animazione dell'anno E io sono tipo raga ma è uscito Spider-Man. Siete sicuri E loro dicono ah no ok allora uno dei faccio, Ah ecco però è bello Minchia è eh, tipo valutato Tantissimo Altissimo Nimona eh, Nimona scusatemi eh, Ho visto due clip e sembra fichissimo eh, ci sono tre episodi della stagione 3 da un'ora l'una. Mm, vabbè, ma tanto ora che arrivo e ho finito Dactes sarò più o meno arrivata. Se, penso. Guardalo volentieri. Finale e ultima parte hanno copiato l'attacco. con Titan. <ride> uh, finendo il nostro viaggio culinario attraverso la Goldberg, mi sono già fatta un'idea di tutto quello che voglio. E Credo sia meglio guardarlo da internet solo perché così quando sei nei mercatini, diciamo, diciamo così. Se diventi fan da casa di alcuni piatti perché hai letto quella ricetta, hai letto quell'ingrediente e quindi sei convintino, quando ti ritrovi completamente overwhelmed nei mercati ed è pieno di cibo, non sei completamente sovraffatto dall'oscurità e dall'ignoto. Magari c'è quel piatto che è buonissimo e te lo stai perdendo perché non lo conosci, ma magari il tuo occhio va sulle, per esempio, rice cake o um, fish cake. E dici, ok, per iniziare prendo quello e poi vediamo. E poi ti riempi e sei contento e sei felice, vuoi provare quello e quell'altro. Non so voi, ma vero, quando mi danno troppe opzioni muoio. Cioè, se non posso prenderle tutte, ma devo sceglierne una, rosico tantissimo se non ho scelto quella più buona. Perché poi mi riempio e... Cos'è sta roba? Coda di Aragosta. Lobster Taste topped with melted cheese. Allora, non sono convinta perché se mangio la così, preparata con amore, asfalto e sudore, forse il formaggio mi copre tutto il gusto, non lo so. Però sono i più costosi tipi di street food. vabbè io immagino che sono tipo 20 euro di coda, vabbè la ragosta. Um, la la taglia c'è questo polpettone di cornone che, che mangi e il, um, il formaggio è colto. Sotto una griglia e drizzle with spicy Korean red chili sauce. Mm, forse prendere senza formaggio per assaggiare la ragosta. Non so, non so. Mozzarella e Ted e Vedi che sembravano stick di mozzarella. Rich, milky, creamy, chewy, delicious. Fermi, fermi. Cosa sono tutti questi meravigliosi aggettivi? Astice, miam, quella griglia è radioattiva sicuro. Strange World è molto carino come film, me lo guarderò. Nimona è molto bello, a livello 3 ma l'ho preferito a Spider-Man, a livello di animazione Spider-Man non si batte, Spider-Man è un nuovo, un nuovo standard. Però magari all'estero c'è il finale, noi stronzi italiani no, e eh, quando mai? <ride> Pesce e formaggio in generale non mi sembra un bel match, no? Non so niente. Comunque questi sono le rice cake con la mozzarella che secondo me diventa ancora più buono ed era quella roba che pensavo... Oh Ok, adesso che sappiamo cos'è il -talk bocchi, che sono le cosine di riso, fanno tutte le combo, quindi una volta che sai cos'è il Tecbocchi e lo leggi e lo vuoi prendere, a quel punto ti fai gli spiedini, ti fai le mozzarelle, o una roba così mangiata, non che mi... Puoi mangiarla sia sulla co nella coppetta, così fai tipo così, però anche sullo spiedino deve essere molto semplice mangiarlo quando vai in giro e in questo caso ti mettono anche le salsiccette. Sono tutte queste varianti Mi intreppano un casino Cioè il tukboki in particolare È la cosa che voglio mangiare di più eh, E non vedo l'ora Scallops with butter and cheese Gli scallops Non mi ricordo So di averli già tradotti una volta Cosa vuol dire scallops se, Secondo voi Se vuoi imparare i nomi ti do un consiglio La maggior parte dei nomi hanno una E seguita da una vocale La E non si pronuncia La vocale dopo è accentata Tipo Tipo... Tokboki? Tipo... C'è una E, la balzo e metto l'accento sulla O. Giusto? Scaloppine. Che pesante! Scallops. Scallopanz... Che pesante. Scallops o scaloppini. Non credo. Yep. Grazie, Sedlama! Quindi Tokboki. Oh! Questo è molto utile da saperlo. Quindi Scallop... No, scherzo. Ovviamente non è questo. Però ci sono, me lo ricorderò Me lo ricorderò Mi piace provare a dirglielo giusto um, Come le code uh, Anche le capesante Immagino siano molto costose Ma scusami un secondo ma questa capasanta È grande come la mia testa o il piatto? Sembra, sembra una cozza aperta Sono così grandi Cioè li usano come piatti? C ci mettono il, il Burro e il formaggio eh, E poi gli danno fuoco <ride> E poi lo buttano a terra e dicono Vai a fare in culo E tu dici vabbè ok vado ciao Madonna quante ne hanno Guarda qua ma sono veramente dei frisbee Che buoni che sembrano però Forse la santa gli darei una capocchiata okay? Perché sembra caparezza come nome Scaloppine col pepe verde La morte loro Scalopsina numero uno, Scalopsina numero due. <ride> gli scalops sono molluschi Credo più capesante che scaloppine Numero 36 le sonde Ora, solo perché è brutta, mi sembra esagerato. Dagli della cozza, ho capito. Gli do dalla capasanta e peggio, però. Penso sia la padella. Trovare una cozza così è da record. Però aspetta, sono tutte padelle, secondo te? Perché guarda questa fila di padelle, secondo me sono capesante. Secondo me sono cozze giganti. Non lo so, mi sembrano tutte cozze. Oppure sono piatti a forma di cozza, eh? magari hanno fatto il loro piatto tipico. Eh, che ti porti via quando te le mangi Che è una figata, perché sembra proprio una cozza Una capasanta Sonda, eh, sonda eh, Tipico corea, blood No Minchia, raga, la cosa che odio di più al mondo Il sanguinaccio Io se trovo chi ha inventato il sanguinaccio Lo arresto Tu immaginati questa persona che dice Bello sto sangue di maiale, cosa ci posso fare adesso? No, 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 no Ferdi, nessuno mi parli. Io l'ho assaggiato il sanguinaccio a tradimento, perché mi ho detto "Mangialo, mangialo. Uh, Cos'è? Sangue di maiale". Fine. Fine. Tutto può essere in natura, ma un gigantismo del genere è una roba folle. Io andrò a vedere se hanno le capesante così grandi, poi, poi vediamo. Che schifo lo faceva mia nonna, molto buono. Probabilmente era un povero contadino Roby. Eh Mike muschiato. Comunque. Comunque, per fare esperimenti con del sangue. Non è normale. Non lo so, non lo so. Forse la povertà ti porta. Non so se la povertà ti porta a fare esperimenti col sangue. Oppure ti sei accorto che era fermentato e hai detto, vabbè, oh, ho fame. L'ho mangiato una volta con le chiacchiere fatto a mano. Troppo buono. Ma le chiacchiere sono buone. Sono dolci. Non mi piacciono, tra l'altro. Non sono buone, non mi piacciono. Sicuramente Ho cercato cozze giganti in Corea E sembra esistano Come seafood potrebbero essere gigacozze giga, ciao! Octopus che è polipo E perché ha la polipa Un polpo Il polpo Un polpo alla gola Zero calcare Aiutami tutti Prego Polpo perché ha la polpa Il polipo ha la polipa Ma è il polpo che ci interessa Ce la posso fare Pareva che sbagliava LOL. La povertà ti porta a fare esperimenti col sangue Cosa potrebbe mai andare? Chiedo ai contadini Yarnam. Oh! Pi, 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 la povertà mi porta a pensare A che veda la muffa sul formaggio E i vermi pro... Vabbè ma quelli che si prendono i vermi Nel, nel formaggio Hanno proprio un altro girone eh, Nell'inferno Immagina non avere niente Talmente tanto da avere sangue Sono d'accordo ma bere il sangue A mio avviso è diverso che la procedura per creare il sanguinaccio. La procedura per creare il sanguinaccio in teoria prevede che ci sia uno studio dietro, non è esattamente il contadino che scopre il sanguinaccio, perché non è il contadino che beve il sangue. Il sanguinaccio prevede dei macchinari per farlo e un processo di creazione. Per dire il formaggio con i vermi, sei tu che aspetti che il formaggio abbia i vermi, credo a un certo punto. E quindi ci sta che il povero scopre che il formaggio con i vermi è buonissimo. Ma il sanguinaccio, secondo me, c'è cioè, proprio questo sangue davanti. Cioè, ma secondo me, allora, uno provo a metterlo in frigo. L'altro, boh, lo metto sotto il letto e vedo che succede. L'altro lo espongo al sole. Vediamo se quando diventa secco vediamo che succede. Cioè, lì sei proprio il lusso di decidere cosa fare con tutto questo sangue. Il sanguinaccio si fa face... Io ora sbocco. Streamer polpo. Formaggio con i funghi li hanno inventati i frati perché mettevano il formaggio a volte in cattur. Uh, octopus and couch. <ride> Polpi e divani. Uh, sono tagliati in piccoli piccoli pezzi e vengono pucciati, uh, cotti. No, oh, che carini. Questi li voglio mangiare. Guarda che piccoli chili chili bite. Tokbokki, tokbokki, tokbokki. Cos'è una rivista? <ride> Polpi e divani eh, Solo quelli sani Poi c'è la, la mh, tempura Ma quasi chiama twin gym Twin gym eh, Può essere fatta con shrimp, squid And different types of vegetables Ma in realtà credo siano molluschi Però ok internet eh, E poi c'è il korean trendy food Ma dai guarda quando prendi tutti i semini korogu Ti spunta questo piatto Che è il Dong Bang, Che è una cartoon poop e eh, eh, cacca di se, cacca di panni di cacca ed è buono perché ci sono i fagioli e il cioccolato dentro, no che carinissimi! La cacchina, ottima caccona, polpone sofa, polpone sofa. In Thailandia fanno di nudo, si imbrodo col sangue condensato. Eh, svengo per terra infatti morevano prima il polpottimo, polpottimo. se sgozzi un maiale hai litri di sangue però facci tutto per mangiarti anche quello o venderlo ok forse venderlo ci sta forse capisco il ragionamento così quindi non si critica in ogni caso va bene non, non criticherò hai ragione hai ragione sono ottime cose per convincermi a non criticare nel frattempo è un po' che non c'è la musica in sottofondo magari metto una cosa del genere proprio così carina Proprio coreano, ma guarda che sottile! Sembra veramente buonissimo. Ma questa cosa incredibile. Questo è un misto fra un macaron e la brioche al gelato che ti danno in Sicilia. Però se è col gelato, ok. Non so con l'estate quanto è comodo mangiare una roba del genere. Per me, ragazzi, se il cibo che ho in mano rovina le mani o il. Cos'è? Per me. O è scomodo da mangiare? Per me mi, mi rovina metà dell'esperienza. Se io mi prendo questo e mi cola tutto, anche se è buonissimo, non lo riprenderò mai più. Perché mi ricorderò soltanto di quando l'ho morso ed è esploso. Se ci sono 24. Eh, ma parla di un'umidità della Madonna. Sembrava uno Stib. I ricchi a un certo punto si mangiavano robe che i poveri scartavano perché schifose le vendevano loro come strane per le battezze strane. Quindi il sanguinaccio magari è. Frutto di un ricco che non sapeva cosa farne dei sette litri di sangue. Ci sta? No, no, ma è un valido argomento. Il cibo che cola, che odio. Per me vuol dire tu non entri mai più, cioè io non pagherò mai più per un'esperienza del genere. Che poi non è mai colpa del gelato, poverino. Lui è buono. Però non ci posso fare niente, sono piuttosto picchi. Capricciosa con queste cose. Ma questa cosa gigantesca, che cos'è? Cosa fa? Cosa succede? Cos'è? Ma perché sta forma di boomerang? What? Ma è parte ice cream corn e parte un sex toy. Ma io non ho messo la, la cosa per adulti la lei per adulti. No, no, non è un animale, è proprio, cioè, non è che. È, è questo lungo e fallico mh, cono è fatto con riso eh, soffiato oppure corn filo with soft serve. Ah, è tipo ok anche ripieno di gelato e poi fa. Povola Snack Soldi like in Sadong Non andremo in questo quartiere Però fa molto ridere Più che altro lo mangi come manubrio Cioè se, se fa Se sale tipo cactus da entrambe le parti Cioè puoi mangiarlo con una mano sola Tipo manubrio Ma anche la piunta Che utilizza come sex toy scusù, Non guarda Io ho solo da imparare Queste palline Cos'è? Però sono germaniche, tedesche, volevo dire. Tocche di hot dog. <ride> Cosa? Chopped up french fries. Sono ricoperte di patatine. Che maiali. Questo lo provo. Poi esplodo. Oh, comunque, queste non sono piccanti. Tornado potato! Ma questo l'ho già visto. Secondo me costa un sacco, però vorrei provarlo. Guarda che divertente che sembra. E dopo il sex toy le palline. Rinuncio a mangiare questi tacos. È il nome di un'attrazione di Disney, il tornado potato. Oh fammi, andrò a fare merenda con le tornado potato. Oh! È stato molto divertente, mi sono fatta una bellissima idea di tutto quanto. Tu sei mio. Ancora stai pranzando, lascia stare, sì. Tornato con potato. È street food, non credo costerà granché. Io, però, quelle codone d'astice che vedo anche qui, forse le vorrei. Maledizione, sta cacchetta, la prendo sicuro se la trovo allora il mio top sell cioè top seller cosa il mio top compro che non posso andare via dalla Corea senza è devo mangiare questa roba spero ci sia anche colazione sinceramente non so che colazione fanno i coreani ma farò le storie i vlog tutto quanto per farvelo vedere ehm, qualsiasi forma di gnocchetto di riso sarà mia qualsiasi a costo di stare male di spaccarmi di colesterolo questo è incredibile io me lo ricordo buonissimo, spero lo facciano buonissimo, so che non sembra, sembra pane bagnatissimo, sembra il cibo che lasci nel lavandino quando lavi i piatti, ma vi giuro che è stra buono ed è l'unica cosa freddina, inzuppata che vi dico provatela perché è un po' dolcina e sono i tocbocchi di nonna Pina, Robby non finisce il tacos amica delle guardie, che vuol dire? È stato molto interessante, abbiamo anche imparato la differenza fra polpo e polipi, è vero? E poi ci sono i moschettini, i moschettoni. Non osare finisce il pranzing. Ma io ne ho già mangiati tre, ragazzi. Cinque dacoli mi sembra un po' eccessivo. Io ho una cena fra poco. Poi ci sono i piccoli granchetti Un um, Poi queste cose crude no e le zuppe. Mamma mia, una valanga. Una scaterva di zuppe. Non vedo l'ora di riempirmi di zuppe. Sembra veramente molto interessante Questo link me lo salvo Per imparare bene i nomi E per non essere troppo vermoelde Quando sarò nel food I moscardini I moschettieri Io i moschettoni non li mangerei mai Ma nemmeno io ora che ho sbagliato nome Solo a me ogni tanto si frizza la live No Mi piace il software che ha scritto Stai ancora a pranzingano <ride> Sì Ebbene sì Te lo concede comunque una quantità accettabile di cibo in corpo. Che dolcezza, sì, confermo. Anche se metà del mais è sparso sulla. Non è vero, l'ho sempre acchiappato. Vuoi mangiare la merenda con l'asfalto e le formiche? Ti fanno schifo due bacarozzi. è che mi fanno schifo, che sono troppi. Cioè, dopo che ne hai mangiati tre, non è che hai ancora fame per mangiarne altri due. Pranzinga Z, famosissimo fra i giovani dell'epoca. Il pranzinga. Poi abbiamo. Ah, giustamente, ragazzi, io che portai. Guardate in che posto mi vuole portare Chiara, Chiara tra tutte le cose che ho suggerito, cioè, questa, questa vi giuro la differenza fra me e lei. Io suggerisco il pig 2, cioè porco 2 restaurant, letteralmente a Roma ho zero calcare. E poi c'è Chiara che mi porta nel tempo. Ah no, in Sadong Street, nella strada tipica per il tè tradizionale. Questo è tutto quanto tradizionale, eh, super old, super vecchio, ed è qui che le persone camminano vestite da ed è qui che si possono fare le degustazioni del tè. Questa è la differenza. Questa è la differenza fra me e Chiara. Io, Chiara. Aspetta, proviamo di nuovo: proviamo di nuovo. Io, Chiara. <ride> Un altro, un altro, un altro, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Io... <ride> Chiara. <ride> Adoro, strabello. È canonico, è canon, raga, è un evento canon. Ma come io che vado a vedere la parata dei Pikachu invece che essere sul Monte Fugi. E Chiara mi guarda e fa, è un evento canon, non posso fermarla. Per un attimo ho capito, tè tradizionale, non capivo. Sì, sì, tedraedrico. Eh, guarda come è tutto pulito <ride> 3 su 5, esatto 3 su 5 li ho mangiati e Chiara mi vuole portare qua Dopodiché um, questi sono i posti dove faremo dello shopping uh, vergognoso Tra cui questo l'ho scelto io Il Starfield Coex Mall è uno dei posti più grandi di Seoul dove fare lo shopping tipo ma è una roba immensa, allucinante. È un enorme centro commerciale. Come vedete c'è anche Iron Man. E ci sono anche Capitan America e Spider-Man in questa foto invece. Nonché il concerto dei BTS con i Lego. Eh, no vabbè, ma guarda! Sto posto è assurdo. Sto posto è veramente assurdo. Guarda che roba l'entrata. Mamma mia, vedo l'ora. Vendono anche gli Iron Man. Roby un porco. Chiara un fiore. <ride> Vendono anche gli Iron Man A quanto pare sì, più di uno evidentemente E anche gli M&M's, guarda qua eh, A volte mi scordo che gli M&M's Sono le loro mascotte Dopodiché ehm, Andremo a fare la skin care Ci sono un altro di altri posti dove vorrei andare Il parco forestale di Seoul È incredibile Il fatto che piova mi interessisce assai Perché questa roba Mamma mia, ma guarda lì che ci sono i cervi Nella natura Guarda lì Comunque, questo parco sembra veramente allucinante: una roba, un insieme di vuotezza, arte, fiori, eh, ordine, pulizia e animali selvatici. Questo parco è incredibile, vorrei vederlo, ma se piove mh, mi, mi spacco di zanzare. Credo di non voler andare in un parco se piove troppo. Magari un'occhiatina gliela diamo se smette di piovere a un certo punto. Guarda che bello, mamma mia! Poi tutto piatto, così vedo i cervelli, i piccoli cervelli. Ma che belli. Madonna, ma è enorme. Ma che cazzo dici? Cos'è la mappa di Disneyland? Ma come faccio a vederlo tutto? Devo scegliere. Oh, santo cielo. Ma che bello. Tocca trovare il primo capitolo della serie. Chiara, cioè, non è di questa dimensione del resto. Hanno fatto scendere al palazzo dell'imperatore di Giada del cielo. Ma ce la meritiamo, no? Infatti, Seul è come una scatola di cioccolatini. Se piove si bagna. Cosa? <ride> Basta, pupazzo di giganti. Credo che Seul sia piena di robe giganti. Ma che dolcezza, anche vieni qua bambino, non ti faccio niente I tulipani Bella, se ho il col sole non vedo neanche una foto di sul con la pioggia Quindi scoprirò io cosa vuol dire camminare nel fango Dopodiché ci sono un bel po' di cose Ma il, um, la cosa che mi sto pentendo più di tutte di probabilmente non poter vedere È Art Museum di Gangnang Gang Perché... Gangnam è lontanissimo innanzitutto, ma sto posto è incredibile. cioè questo è il museo che vorrei vedere. Non solo non so se si può prenotare in tempo, ma cioè boh, non so. Non so, ditemi voi. È pieno, 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 pieno di foto così. Non, uh, non so descrivervi quanto vorrei essere in un posto del gioco. Guarda quanto è grande il museo di Psy. È Gangnam, Gangnong, Gangneung, si dice. Vediamo. Ma poi la tranquillità della gente che non rompe le palle a Seoul. Ma puoi mettere tutti educati, piccoli e carini. Sto posto sembra assurdo. Questo posto sembra assurdo, ma è lontanissimo, credo sia l'equivalente, l'equivalente di Milano-Roma, credo, cioè, forse, forse anche, mi Milano-Calabria, quindi credo sia un po' lontano, però è un vero peccato, hai preso questo perdone in Corea l'anno prossimo, tutti gli anni, oh, se mi piace, sì, costa tanto, relativamente, se prendi le cose prima... Poi ho visto questo posto. Um, ah, questi li ha scelti chiara. Qua si tira con l'arco. E voglio dire: di attività chiuso, se piove dobbiamo riempirci. E voglio tirare con l'arco. Quanto pare ci passano anche delle persone molto belle e affascinanti. Quindi magari lo divento anche. Piena di foto così, magari lo divento anche io a un certo punto, se ci vado. Poi c'è ehm, Gancho Rail Park. Questo è lontano, ma sembra divertentissimo, ho visto le TikTok. Ed è un percorso che ti fai con il trasportino lì. Non so come si chiama dalle vostre parti del parco, ma è un percorso guidato dove tu vai dritto e ti vedi tutto, la natura. È un binario, non puoi andare dove vuoi. Segui il binario, ma ti vedi un sacco di posti belli e sembra molto divertente. Se piove, eh, purtroppo diventa meno divertente, però guarda che posto carino! Sembra proprio bellino, pupazzoni giganti, ma bello, non scherzo. 1000 <ride> chilometri, boh. Sembra, usa il righello e guarda quanti chilometri sono: 60 centimetri. E poi, vabbè, c'è la Seoul Tower che abbiamo già visto, e, e credo sia la Lotte Tower l'equivalente. Sì, 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 sì. Ah, no, questa è diversa, no? Vedi, io ho messo quella nel... ho sbagliato, io ho messo quella del parco divertimenti super tarocco e super piccolo. Chiara ha scelto questa, ma avevate dubbi che Chiara avesse scelto la tradition, la pulizia, la l'awareness, la, la culture, la, la fucking, tutto bellissimo, guardate che posto. Ci devi salire a piedi, probabilmente. I panda piccoli e anche finti. Probabilmente è una bella camminata a piedi, perché se guardo nella mappa vedo che ci sono questi piccoli percorsi di hiking e Si fa sempre senza la pioggia, perché mi sembra abbastanza raggiungibile Cioè, dove siamo noi? Seul Tower, ehm, dove siamo noi? Sì, guarda, noi siamo in questo quartiere, la Seul Tower è qua, magari una camminata ce la facciamo Adesso All Allora, aspettatevi tante coppiette, allora. Ma anche io e Chiara siamo due coppiette. Ci tireranno i sassi anche a noi. Mi pare abbia un ristorante sulla cima che gira. Vai, spero giri velocissimo. Zoragica, perché penso che gli stai scappa sei scappato in un rorango. No! <ride> no, ma tranquillo, Lizzie. Ma noi non ci fanno entrare, quindi andiamo noi nei nostri ristoranti. Ma voglio venire anch'io sulle macchinine. Paperino coreano. Deve esserci anche topolino. Lo troverò. Lo troverò. Eh, guarda, io in realtà ho visto che sono le 5, quindi purtroppo come avevo detto devo andare. Però mi mancherete un casino. Ci rivedremo giovedì prossimo, credo. Se non sbaglio, perché il 19 è giovedì. Però forse il 19... No, il 20 ci rivediamo. Se in realtà ci sono dei cose apposta, mi si attaccano i e le coppie. Ah, ci attacco pure io il locchetto. Ragazzi è stato... Mi spiace, mi extra, io inizio sempre alle tre. Vieni sempre alle tre. Alle tre mi trovi. Allora... Ma Colotech, ma raga... E ma Allora, io devo andare purtroppo a fare una cena oggi, ma devo anche passare a posare le, le valigie da Chiara. Vlog e fai storie così non ci perdiamo nulla. Metti tante storie su Instagram. Ragazzi, grazie mille della compagnia, dei consigli. Del cibo, non vi preoccupate, vi riempio di storie. Il vlog è già iniziato. Um, la mia um, fotocamera. Guarda, in realtà se vi va di fare un saluto con la, sulla fotocamera per il vlog, la prendo al volo perché tanto ho iniziato adesso a fare la mamma mia, io ho volato i capelli! Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Capelli lavati con tanta cura e poi pff, pff, vabbè ma è l'estate, meno male che li ho tagliati così sono di meno allora ci lasci così io piango no raga ci vediamo su Instagram faccio Instagram e Telegram vi riempio di fotine Foro un sacco vi giuro non sarò mai così presente come perché non è un viaggio di gruppo siamo soltanto io e Chiara quindi vuol dire solo due vesciche da coordinare. Noi abbiamo tutta la giornata a disposizione: farò un sacco di video, un sacco di storie e pubblicherò tutto nell'orario in cui vi svegliate. Quindi, magari passo la giornata a non pubblicare niente e poi carico un po' tutto in una volta. Oppure carico. Non lo so, adesso vediamo. Comunque, se vi va di fare un saluto, questa è la signorina. Questa è la signorina fotocamera eh, che, che riprenderà il vlog per tutto il viaggio e riprenderà anche il mio viaggio in Giappone per i mondiali di Pokémon. Quindi se vi va di fare un saluto è questo il momento amici. Aspettate che so come si carica, so come si zoom, sì. Ok, è partito il vlog, ho appena terminato la live e devo dire ciao alla chat. Ciao, Giettina. Buon viaggio, buon viaggio. Grazie amici, vloggo per la prima volta. Ciao belli, grazie mille, vi auguro una buona permanenza in Corea a voi, no, mica a me, no. sbagliato ciao che belli vi mancherete un sacco ciao ne viaggiando si impara Come, volete dire qualcosa per il vlog eh? che rimarrà per sempre nel video a <ride> noi <ride> partiamo noi rimani a casa tu pupupoggers va bene pupù, Poggers sarà il nome del vlog allora culo <ride> <Poggers>. <ride> vediamo se è registrato Sembra un buon audio Ah perché i capelli antivento Funziona Ci vediamo in Sium Corea Ragazzi sarà un bellissimo per me um, Fare questo vlog Adesso ho anche la mia borsettina È una borsa del cazzo presa a casissimo Solo per non buttare la mia fotocamera Nello zaino a casaccio Ma eh, guarda quanto bella mi, mi rode che non ci sta anche il telecomandino In realtà avrei messo volentieri tutto assieme Uh, ragazzi ci vediamo in Corea Grazie della compagnia Grazie mille Mi assicurerò che Chiara stia bene Non beva troppa caffeina uh, Mi assicurerò di non mangiare troppo piccante Vi farò un sacco di video un sacco di storie Proverò a fare anche dei post Quindi far faremo anche delle foto io e Chiara se vuole le pubblicherò su Instagram Devo fare i più pazzi prima di chiudere Ma certo Giusto Giustissimo C'è Sior C'è ancora il signor Sio Più pazzi Davide MA CERTO MA CERTO MA CERTO MA CERTO Oh merda 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 Ho messo il volume oh, a Soltanto a te, Davide eh. Ah, CHE BRUTTO E a te MA TERRIBILE DAVIDE Auguri tanti a te, auguri a te Soltanto a te, Davide, a te, dire, aburrate aburrate. A te, Davide. Eh. E a te, soltanto a te ma non è coordinato! Ma, Ma non c'è uno che lo dice coordinato! Sono per Davide! non si aspettavano il nome Davide! 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 dispiace è uno dei peggiori spelling Davide, che abbia sentito. Davide. Davide. Un nuovo Davide. 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 Mi, sono per te. Davide. Davide. non prima no te, però, Davide. 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 1, 2, 3, lì, partite troppo presto, però eh, vi dice quanto mi fa ridere che ridono vicinissimo al microfono e quindi fa. <ride> e viene questo <ride> di loro che ridono e fanno. <ride> Comunque, auguri Davide! <ride> Evidentemente auguri Davide! Licenziati! Vi amo, più pazzi ragazzi, vi chiamo per tutte le mie feste. Ehm, ora capisco il suo commento sulla metrica pessima di Davide. Ecco perché! Io penso a dei tuoi voti! Lingua! 44 secondi di pubblicità sono d'ergastolo. Guardo, Donald Trump, What? Uh, in realtà, uh, ho visto gente beccarsi 9 pubblicità, e di queste 9 pubblicità io percepisco di solito 50 centesimi. Quindi non so chi si sta arricchendo con il mio contenuto, ma buon per lui. Spero si comprino l'ottavo yacht mentre io perdo un altro viewer. Comunque, 44 secondi, fidati, non sono niente in confronto. Ti sei perso tutti i più pazzi, purtroppo. Uh, grazie mille amici di aver fatto compagnia a questa signorina che sta per partire, io e Chiara partiamo per Seoul senza sapere come, senza sapere quanto, senza un tour da sole all'avventura, facciamo questa cosa, divertiamoci, mangiamo come porcelle e andiamo a fare il nostro video K-Pop. Grazie della compagnia, qui in live ci vediamo il 20 che sarà un giovedì. Uh, non so se farlo già il 19, magari faccio una live con Chiara se torniamo presto e non siamo troppo stanche. Magari faccio una live a casa sua per, se, se vogliamo stare un attimo assieme prima che io prendo e torno a casa mia. Eh, altrimenti, ah, grazie minchie, vi abbraccio tanto e ci vediamo in caso il 20, quindi fra 10 giorni. Aspettatevi, foto, video. Uh, io userò Instagram principalmente per tutti gli avvertimenti, ma se volete sapere quando vado live, l'avvertenza e tutto quanto, Telegram e Discord e Instagram. Avverto sempre prima su Instagram e poi faccio tutti i post dalle altre parti. Perché è più immediato. Noi per dieci giorni. Sit. Grazie mille, amici. Uh, metto una canzoncina in sottofondo e dobbiamo fare un ride, credo. Chi le chi le Intanto voglio sentire. Ehm. Um, Vediamo un po' quali sono le ultime cose che... Vabbè, ma io voglio mettere questa. Non ce la faccio, ragazzi. Devo sentire solo questa. Vado in Corea e per me questo è lo stereotipo. Va benissimo. Che bella. Uh, andiamo da Sara, volentieri. Sono lonely, oh. I wish found a lover that could me now. I'm crying in my room. Hai scritto giusto? Ho scritto in caps lock. Eh? <totipo> Andate a salutarmi, Sara. Ditegli, Robby è corsa via a prepararsi. Robbie è corsa via a prepararsi. Ti mando un bacetto, <totipo> Ciao amici, fate i bravi, grazie mille. Divertitevi anche voi. Vi racconto tutto poi. Ciao! Bye bye! Mm.